Stelle, che studia le componenti implementari, hanno dei punti di contatto con i problemi di frontiera della disciplina, vanno a incontrare i problemi di frontiera dell'altra. E questo è un po' il conduttore della serata, che si è appunto da tre blocchi, in cui si fanno vedere, si presenteranno alcuni problemi, appunto di una franca ricerca dell'altra, in modo in cui sono collegati, e questo lo faranno con un filo conduttore che parte da studiare, analizzare cosa succede nel nostro sistema solare, vedere quali sono i problemi, da qui allontanarsi fino ai confini dell'universo. Io adesso vi darei subito la parola, non so chi di voi due inizi tu. E andò a registrare intorno alla lamina d'oro
la direzione dell'arrivo delle particelle dopo aver interagito con questa rana. E sparando queste palle di cannone contro un muro, quello che succedeva è che quasi sempre queste palle di cannone attraversavano il muro. Quasi tutte le particelle venivano rivelate con piccolissimi angoli di deviazione, e raramente le particelle venivano deviate di più e venivano viste in altre zone dello schermo. Allora, le particelle alfa sono cariche positivamente, hanno una carica elettrica positiva, e quindi, dato che cariche opposte si respingono, e cariche opposte si attraggono perché uguali si respingono, tratta proprio di un che al centro degli atomi vi è una piccola parte che carica positivamente, ed è quella che respinge le particelle alfa, ma è solo una piccolissima parte di tutto l'atomo. Tutto il resto è essenzialmente vuoto, vi è questa distribuzione di particelle di carica negativa, e si è scoperto dopo un po' di tempo che si tratta delle particelle chiamate elettroni, scoperte poche all'interno. Quindi, in quello che viene chiamato nucleo al centro dell'atomo, ci sono particelle di carica positiva, che sono chiamate protoni, e particelle di carica neutra, chiamate comunque protoni a neutroni. E elettroni, protoni e neutroni formano gli atomi che vediamo attorno a noi e la quasi totalità della materia che osserviamo sulla Terra. E anche la materia che compone le stelle, che vediamo e che osserviamo nel cielo. E come le vediamo le stelle? Le vediamo innanzitutto attraverso la luce che ci manda, la stessa luce che vediamo con i nostri occhi. La luce è formata da particelle chiamate fotoni. Questa frase è data di per sé dentro in un'intera conferenza, ma non avevamo tempo e non parleremo di questa cosa. E però sappiamo che la luce che osserviamo con i nostri occhi è formata a sua volta da particelle, e una chiamata fotoni dal greco, dalla parola greca photos, che significa luce. E questi fotoni sono i messaggeri della forza elettromagnetica. Cosa vuol dire? Vuol dire che le particelle cariche elettrostaticamente, elettromagneticamente, interagiscono, cioè si parlano, tramite questi messaggeri che sono i fotoni. Quindi vuol dire, se prendiamo per esempio un protone e un elettrone, il protone è naturalmente di colore rosso e l'elettrone è naturalmente giallo, se dobbiamo disegnare con due palline, queste due particelle cariche comunicano con l'altra, si dicono guarda io sono qua, ti sto prendendo con questa forza, non lo fanno a distanza senza nessuna intermediazione, lo fanno con la mediazione del campo elettromagnetico e dei fotoni. Quindi in questo schema, per esempio, si raffigura diagrammaticamente, questi fotoni sono queste linee triangolate, ed è dallo scambio di fotoni che le particelle cariche interagiscono. E questi fotoni come li vediamo? Come luce, sì, ma non solo. Se andiamo a studiare qual è lo spettro della radiazione elettromagnetica, c'è tutta una serie di categorie di fenomeni fisici che noi vediamo in forma leggermente differente. Intanto, cosa vuol dire spettro? Spettro vuol dire se ci arriva un segnale, che sia un segnale luminoso oppure un segnale in onda sonora, per esempio, noi possiamo andare a decomporla andando a vedere qual è la componente di particelle di questo segnale che abbia una certa energia. Per esempio, se arriva un segnale luminoso, posso andare a vedere quante particelle hanno una certa energia o lunghezza d'onda, oppure quante particelle hanno un'energia maggiore oppure un'energia minore. Vado a contare qual è il contributo per ciascuna di queste energie nel segnale complessivo e ho un'immagine di quello che è lo spettro. Poi, davanti nella serata, ritornerò a questo tema. E nello spettro della radiazione elettromagnetica, per esempio, partiamo dalla luce visibile, che è una piccola finestra, e questa finestra contiene tutti quelli che noi con i nostri occhi vediamo come colori. I colori non sono altro che fotoni di diverse energie e i nostri occhi appaiono come colori diversi. Ma si tratta sempre di fotoni, cioè comunque sono costituiti da fotoni, tutta un'altra serie di fenomeni come i raggi X o raggi gamma di cui avete sentito parlare, che sono ad energie più alte della luce visibile, oppure le microonde e le onde radio. Le microonde sono le stesse che salvano la vita del singolo quando non hanno voglia di cucinare la sera, e si tratta sempre di onde elettromagnetiche costituite da fotoni di energia diversa. E parliamo un po' più in dettaglio dei raggi X. I raggi X furono scoperti nel 1895 da questo signore qui, Wilhelm Röntgen, un fisico tedesco, e furono scoperti veramente per caso. Stava conducendo degli studi e si batté in alcuni materiali con delle proprietà particolari. Questi materiali impressionavano delle lastre fotografiche essenzialmente, e studiando mano a mano questi fenomeni capì il modo di utilizzare questi raggi, che lui chiamava raggi X, non sapendo di cosa si trattasse, e fu il primo a creare una lastra radiografica, questa era mano di suo moglie Antonello, e fu la prima lastra radiografica della storia, e i raggi X furono scoperti quindi per puro caso, sperimentalmente.
senza che ci fosse alcuna protezione teorica. E poi dopo un po' si è capito che si trattava sempre di parenti della luce, di fotoni con energia più alta della luce visibile. Queste energie X sono un esempio, tra i tanti, di radioattività. E la radioattività fu studiata proprio negli anni immediatamente successivi, altri non importanti sono quelli di Becquerel, che la studiò nel 1896, e Pierre e Marie Curie negli anni successivi, nelle decenni successive. E cosa sono i fenomeni radioattivi? Sono fenomeni in cui alcune particelle cambiano identità, cioè dei nuclei si trasformano in altri nuclei. Infatti, l'identità di un nucleo, di un atomo, insomma, è determinata da quanti protoni contiene il suo nucleo. Se io cambio il numero di protoni di quel nucleo, sto cambiando l'atomo. Per esempio, prendiamo un atomo che ha 27 protoni e 33 neutroni. E questo un atomo con 27 protoni si chiama cobalto. E cosa può succedere? Può succedere una cosa, un fenomeno che viene chiamato decadimento beta per gli anni. In questo fenomeno vi è uno dei neutroni dentro l'atomo di cobalto che decide di cambiare identità. E con un'operazione istantanea, che in fisica viene chiamata decadimento appunto, si trasforma in un protone con l'emissione di un elettrone. Quindi dai 27 ai 33 ci troviamo con 28 protoni e 32 neutroni nell'atomo finale, e un atomo con 28 protoni si chiama nichel. Quindi si tratta di, è un po' come se questo neutrone che decide di cambiare identità, una specie di senatore sciolipote che decide di passare nel partito della minoranza, in questo modo ha cambiato l'identità dell'atomo in cui si trovava. Quindi si tratta di un'interazione molto particolare. Questo atomo che ha cambiato identità in questo processo in cui una particella è diventata un'altra particella e non ha nulla a che vedere né con la gravità, per esempio, che è la forza che conosciamo tutti dall'esperienza quotidiana, con l'elettromagnetismo. Queste due forze sono forze che attraggono, respingono particelle, ma non le cambiano mai in natura. Un elettrone che interagisce con un altro elettrone resta tale, non cambia la natura di una particella diversa. Quindi si è capito, negli anni successivi, che la forza che è responsabile di questi fenomeni, di questi meccanismi, è una forza diversa dalle altre due forze fondamentali, viene chiamata nucleare debole. Nucleare perché riguarda i nuclei, e debole perché avviene raramente, non è un processo che avviene molto comunemente questo. E c'è una cosa curiosa che vale la pena di raccontare a proposito di questo processo, del decadimento beta. Ci si è resi conto, facendo delle analisi sperimentali più accurate, che se confrontiamo l'energia iniziale, quindi quella dell'atomo di cobalto, e quella finale, quindi l'energia del nichel più l'elettrone, l'energia non si conserva, cioè c'è più energia all'inizio rispetto all'energia che si ha alla fine di questo processo. Ora, questo ha disturbato abbastanza i fisici ed è stato oggetto di dibattito per molto tempo. Cioè, rinunciamo al principio di conservazione dell'energia, voi cosa direste? Vedo qualcuno che scuote la testa e dice no. Avete ragione, è quello che ha detto anche Wolfgang Pauli nel 1930. Già mai rinuncerà il principio di conservazione dell'energia. E allora, per spiegare questo apparente paradosso sperimentale, egli sul piano prettamente teorico propone che in realtà in questo processo qui non vengono prodotti solo un nichel e un elettrone, ma vi è anche un'altra particella prodotta che non è rivelata. Per non essere rivelata bisogna che sia neutra elettricamente. E deve avere una massa piccolissima, perché deve portarsi via anche una quantità veramente infine di energia. E questa particella viene chiamata quindi neutrino. Neutra e molto leggera, piccola, quindi neutrino. E quindi è una proposta puramente teorica, e indovinate un po', sperimentalmente viene confermata questa predizione, 26 anni dopo, quindi ci vuole del tempo, e in questo modo quindi si è scoperta un'altra particella fondamentale. È un esempio interessante di interrelazione tra l'esperimento e la teoria. Da una prima incongruenza sperimentale, che è quella della non conservazione dell'energia nel decadimento beta, si arriva a un input teorico per preservare un principio teorico sacro sui fisici, che è quello della conservazione dell'energia, e questo stimola quindi una ricerca sperimentale dedicata che arriva alla scoperta del neutrino alcuni decenni dopo. Questo quindi è per quanto riguarda questa forza nucleare debole, questa forza che cambia l'identità di particelle e determinanti. Ma prima, quando vi ho raccontato la struttura dell'atomo, potrebbe esservi venuto un dubbio, e avreste potuto fare una domanda che è: ma come fanno i protoni e i neutroni, soprattutto i protoni, a stare insieme nel nucleo? Perché i protoni hanno la stessa carica, quindi si devono respingere per effetto dell'interazione elettrostatica. Com'è possibile che stiano legati assieme vicini e non si respingono a nulla?
di solo in due. Questa è una domanda che si sono fatti anche i fisici nei decenni dopo, e innanzitutto vorrei suggerire che se c'è una forza che respinge, però complessivamente l'effetto è che il nucleo resti intero, ci deve essere un'altra forza che compensa, una forza attrattiva. Questa forza, con molta fantasia, viene chiamata nucleare forte. Nucleare perché riguarda il nucleo, e forte perché deve vincere una forte repulsione elettrostatica tra questi protoni. Questa forza oggi sappiamo che è mediata da particelle, così come i fotoni mediano l'interazione elettromagnetica. Ci sono particelle che devono creare questa forza e sono chiamati gluoni, dalla parola in inglese glue, che significa colla. Infatti in italiano li potremmo tradurre con colloni, con due lingue. Non suona molto bene, quindi li chiamiamo gluoni anche in italiano. E di più che protoni e neutroni, voi potreste pensare che siano particelle elementari, senza dei costituenti ulteriori, invece no, sono particelle composite, e anche queste sono tenute insieme dai gluoni. Come si è capita questa cosa? Lo si è capito negli anni 60. Negli anni 50-60 si sono scoperti infatti un sacco di nuove particelle. Questo perché ci sono stati dei progressi nella fisica sperimentale che hanno permesso di costruire dei rivelatori di particelle sempre più sofisticati, e grazie a questi quindi l'esperimento in quegli anni era molto più avanti rispetto alla teoria. Si sono scoperte tante nuove particelle che non ci si aspettava, dell'ordine delle decine. E in queste particelle, tra queste particelle non si riusciva a identificare qualche filo conduttore, qualche schema che permettesse di organizzare. Cioè si intravedeva qualche schema, qualche elemento ricorrente, qualche formuletto che veniva fuori, ma si vedevano un sacco di particelle senza riuscire a identificarle in uno schema unico. Faccio una metafora per spiegare cosa intendo. Prendiamo un alieno che arriva sulla Terra, più precisamente in Italia, e scopre che esistono prodotti elementari come gli spaghetti, i fusilli, le orecchiette, le tagliatelle, le pappardelle, i pancakes, le crepe. Potrebbe proseguire con questa lista. Probabilmente che scopre che ci sono un'enorme varietà di prodotti abbastanza simili, ma non capisce bene quali siano le differenze, insomma, tutta un'enorme varietà di cose che lui non riesce a capire come interpretare con uno schema unificatore. Poi magari scopre, un po' di tempo dopo, che sono fatti tutte partendo da tre ingredienti: farina, uova ed eventualmente burro, e in quantità diverse, tutte insieme con dell'acqua. Quindi capisce che tutta una pluralità di diversi prodotti sono in realtà costituiti da tre semplici ingredienti essenziali, che possono essere presenti o meno in proporzioni diverse. Questo è esattamente quello che hanno fatto negli anni 60 due fisici teorici, Zweig, CERN, Gell-Mann negli Stati Uniti, quando hanno proposto il modello a quote, viene chiamato. Proposero che vi fossero tre costituenti fondamentali che in proporzioni diverse costituivano tutte queste particelle che venivano scoperte. E grazie a questa teoria fu possibile organizzare in modo molto elegante e chiaro e predittivo, per di più, tutte queste particelle. Ogni pallina rosa rappresenta una delle particelle che venivano scoperte in quegli anni, e sono scritti i costituenti con queste lettere. Infatti questi costituenti sono stati chiamati quark, up, down e strange. La parola quark, tra l'altro, è una parola che ha usato Gell-Mann, e con non molta modestia disse: ma sì, una volta dovevo decidere un nome per queste particelle, poi una volta che leggevo la veglia di Finnegan di James Joyce, una di quelle cose che tieni sul comodino per sfogliare ogni tanto, ho letto questa filastrocca dove c'era three quarks for master mark. Ho visto questa parola senza senso, quark, ho detto, beh, questo sarà il nome della particella proposta. E uno dei punti essenziali di questo modello a quark che permise non solo di dare una visione estremamente chiara di tutte le particelle che venivano scoperte, ma permise di predire l'esistenza di una particella, perché questo vertice qui del triangolo mancava. È un po' come quando arrivate in fondo a un puzzle di 1000 pezzi e scoprite che vi manca un pezzo, non sapete dove si è finito. Loro erano in questa situazione, ma per loro era una sfida interessante, perché potevano dire, se il mio modello è giusto, esiste questa particella, ed erano anche in grado di dire più o meno qual era la massa che si aspettava. Hanno fatto l'esperimento, pochi anni dopo, e l'hanno trovato. Questa è stata la consacrazione di questo modello, e da quel momento in poi non ci sono più stati dubbi sul fatto che queste particelle erano particelle composite. Quindi il protone risulta formato da due quark up e un quark down, più i gluoni che li tengono insieme, e il neutrone è formato da un quark up e due quark down. Quindi, questo era per parlare di un'altra interazione fondamentale, che è la forza nucleare forte, e a questo punto siamo arrivati al momento di fare un po' un riepilogo.
su quali sono le forze fondamentali. Intanto, cosa vuol dire forza fondamentale? Allora, con forza fondamentale intendo una forza che non può essere rimandata o rinviata ad altre forze. Per esempio, se io vi chiedo qual è un esempio di forza che viviamo in natura, potreste pensare, ma un esempio è la forza muscolare. Ma la forza muscolare, se andiamo un attimo a ragionare, deriva come minimo da forze di tipo chimico, perché sono processi chimici quelli che avvengono nel cervello dei muscoli che permettono la contrazione dei muscoli. Ma anche le forze chimiche, in ultima analisi, sono dovute alla forza elettromagnetica, perché il modo in cui sono fatti gli atomi, in cui interagiscono tra loro per formare le molecole, il modo in cui le molecole interagiscono tra loro, è dovuto all'interazione elettrostatica tra gli elettroni e i protoni. Quindi abbiamo concluso che né forza chimica né forza muscolare sono forze fondamentali. L'elettromagnetismo lo è. E allora vediamo l'elenco di queste forze fondamentali. Sono quattro, e sono quelle di cui abbiamo parlato, cioè la gravità, la forza che attrae corde che conosciamo da sempre, l'elettromagnetismo, che è da qualche secolo che conosciamo più in dettaglio, e poi le due forze di cui abbiamo parlato prima, cioè la forza nucleare debole, che fa cambiare l'identità certe particelle, e la forza nucleare forte, che tiene insieme i nuclei e i protoni e neutroni. E allora, qual è l'elenco delle particelle elementari invece? Quali sono i mattoncini essenziali che formano la Terra? E abbiamo parlato già di vari di questi, sarebbe bello raccontare per ognuna di queste particelle che adesso vi elenco qual è stata la loro storia, ma non c'è tempo per raccontarle di tutta. E iniziamo dai quark. Abbiamo visto tre quark, quark up, down e strange prima, e ce ne sono altri tre, in totale sono sei quark. E li ho divisi in tre colonne, e queste tre colonne vengono chiamate famiglie, e ogni famiglia è una replica della famiglia precedente. Cioè, è una copia di cugini di queste particelle, semplicemente più pesanti, che per il resto hanno tutte le stesse proprietà, ma sono più pesanti. E poi ci sono i leptoni, e questi leptos dal greco vuol dire leggero, e ci sono queste due particelle che abbiamo già incontrato prima, che sono l'elettrone e il neutrino. Il neutrino è stato quello proposto da Wolfgang Pauli, e ci sono poi altre due famiglie, che sono semplicemente repliche più pesanti di queste particelle. E queste sono le particelle che formano la materia, anzi, più precisamente, queste particelle qui, la prima famiglia, forma la totalità degli atomi che vediamo sulla Terra e la gran parte della materia che vediamo nell'universo, anzi, non proprio la gran parte, questo lo scopriremo tra poco. E quindi sono le particelle che sono messaggere delle interazioni. Abbiamo visto i gluoni che mediano l'interazione forte, poi ci sono dei messaggeri per l'interazione debole, che sono chiamati bosoni W+Z. E ci sono i fotoni, di cui abbiamo parlato prima, che sono i mediatori della forza elettromagnetica. E infine, abbiamo un tassello che abbiamo scoperto di recente, che è il bosone di Higgs. Queste particelle sono quelle comprese nel modello standard, viene chiamato, delle interazioni fondamentali, che è stato formulato negli anni 70, 72, 74, e è un modello di cui noi come fisici delle particelle siamo estremamente fieri, nel senso che riesce a spiegare con una precisione incredibile, praticamente tutto quello che osserviamo nel nostro laboratorio. E con una precisione incredibile, nel senso che questo modello è in grado di dare predizioni sui fenomeni fisici e su come avvengono, e riesce a spiegarci con una notevole precisione tutti i fenomeni che riguardano queste tre forze. Scusate, perché la gravità non è inclusa in questa descrizione. Ma della gravità ne parlerà tra poco il mio collega D'Alto. Grazie. Questa illustrazione molto dettagliata, chiara e ben strutturata di quello che sappiamo qui sulla Terra, possiamo finalmente lasciare il nostro pianeta e inoltrarci nel Sistema Solare, che è fatto in questa maniera, veramente fatto così. Chi pensa che questo sia come veramente il Sistema Solare, chi pensa che sia una cosa finta? Vera? Finta? Effettivamente finta, ma la cosa che è rappresentata qui molto chiaramente è che ci sono questi pianeti che seguono delle orbite, non sono denominati così solitamente, ma questa è più o meno la struttura che abbiamo. E la cosa che è fondamentale dire è che appena usciamo dalla Terra
L'unica cosa che conta veramente è la gravità. Quello che determina queste orbite è sostanzialmente solo la gravità. Quindi quello che Davide considerava quasi come una forza minore nelle sue interazioni fondamentali, appena lasciamo la Terra, è la cosa che conta pressoché esclusivamente. E la cosa molto interessante è anche che la gravità descrive alla perfezione il nostro sistema solare. Non abbiamo dubbi sulla nostra forza della gravità, sulla nostra teoria della gravità, a partire dai moti di questi pianeti, i quali sono perfettamente descritti dalla nostra teoria della gravità. Allora proviamo ad andare oltre e cominciamo chiarendo un po' cosa dobbiamo dire con forza di gravità. Innanzitutto, cos'è una forza? Diciamo che c'è una forza quando il moto di qualcosa cambia la sua velocità. Quindi se abbiamo un oggetto e vediamo che questo oggetto accelera, diciamo che c'è stata una forza. E un'altra cosa fondamentale è che se applichiamo la stessa forza non sempre otteniamo lo stesso effetto. Questo perché c'è una proprietà degli oggetti che stiamo studiando che chiamiamo massa, per cui per la stessa forza possiamo ottenere delle accelerazioni diverse a seconda di questa proprietà del corpo che chiamiamo massa. Per esempio, la forza di gravità prende questa forma, non è necessario guardarla troppo nel dettaglio, ma ci ritorneremo dopo, e impone un'accelerazione nella direzione tra i due oggetti. Abbiamo il nostro Sole e il nostro pianeta, in questo caso la Terra, che segue la sua orbita circolare intorno al Sole, e c'è una forza che lo tira verso il Sole. Ma qualcuno potrebbe pensare che la velocità sia costante, invece non è così, perché è vero che la lunghezza di questa freccia rimane sempre uguale, però viene spostata. Questo perché c'è un'accelerazione in quella direzione, quindi il cambiamento della freccia sarà appunto in quella direzione. Ora che abbiamo un po' più di confidenza con questa gravità, possiamo cominciare ad uscire dal nostro sistema solare. E chi pensa che questa foto sia vera? Chi pensa che sia falsa? Non siete molto partecipati. È vera. E queste sono tutte stelle che popolano la nostra galassia, questo gruppo di stelle che ci circonda. Ma proviamo a vedere cosa c'è più nel dettaglio di queste foto. Chi pensa che questa foto sia vera? Che sia falsa. È vera, è fatta da questo telescopio che si chiama telescopio spaziale Hubble. Queste sono stelle che prima vedevamo qua, queste sono tutte stelle e tutti questi altri oggetti che vediamo nella foto, che non vediamo a occhio nudo, sono galassie, altre galassie con tutta la dignità del mondo rispetto alla nostra. Non siamo meglio di loro in nessun modo. E quindi ci viene da pensare, studiamo queste galassie. E com'è fatta una galassia? Beh, una galassia è formata da un nucleo di solito, anzi sempre, e poi da un'altra parte piatta che ha la forma o di un disco o di una spirale. E chi pensa che questa sia vera? È falsa. Chi pensa che questa sia vera? È vera, è fatta dal telescopio spaziale Hubble. E ci viene un dubbio, ma perché tutta questa parte non cade nel nucleo, visto che c'è la forza gravitazionale? Perché tutto è rotazione, quindi tutta la galassia ruota e quindi rimane come in orbita del suo nucleo. E quindi perché non proviamo a studiare come studiavamo il sistema solare e dove trovavamo che la nostra legge della gravità funzionava benissimo? Vediamo se funziona altrettanto bene per questa galassia. Cosa vuol dire che funziona bene? Usiamo un esempio concreto. La nostra teoria della gravità ci dice che se abbiamo un corpo che ruota attorno a un centro attrattore, c'è una relazione molto precisa tra la velocità di rotazione di questo corpo e la distanza che c'è dal centro attrattore. E il tutto è regolato da questa costante G, che è propria della forza di gravità, e dalla massa del corpo attrattore.
Ora noi cosa facciamo? Prendiamo la luce che arriva da questa galassia, usiamo i nostri modelli delle stelle per capire quanta massa c'è in questa galassia, quindi dalla luce che ci viene dalle stelle della galassia deduciamo quanta massa c'è nella galassia e proviamo a fare una predizione su questa curva e vediamo se effettivamente le parti della galassia ruotano con questa velocità. Bene, la predizione è questa. Questa forma è la stessa che abbiamo qui. Poi qui cominciamo ad entrare nel nucleo, per cui vediamo meno di questa massa, perché cominciamo ad entrare nella parte dove ci sta la maggior parte della massa della galassia, e quindi cade, ma sostanzialmente è la stessa curva. E notiamo che abbiamo dei dati che non sono assolutamente consistenti con la nostra predizione. Quindi vuol dire che ci potrebbe essere un'altra massa che si fa sentire gravitazionalmente, che tiene insieme questo sistema, ma non la vediamo, non emette luce. E chiamiamo questa materia materia oscura, che non sappiamo bene cosa sia. Questi studi furono fatti per la prima volta in maniera così chiara da Rubin e Ford nel 1970 e poi sono stati fatti sempre con maggiore precisione su molti sistemi, tutti mostrano questa proprietà, non è una bizzarria di questo sistema che stiamo studiando. Ma ho detto che abbiamo misurato la velocità, uno potrebbe dire cosa vuol dire che abbiamo misurato la velocità, come fai a misurare la velocità di cose così lontane? Beh, partiamo da un esempio che tutti conosciamo molto bene. Se una sirena ci passa di fianco, noi capiamo molto bene quando siamo vicini e quando siamo lontana. Questo perché abbiamo un'idea della tonalità di questa sirena quando è ferma, e quando si sta allontanando da noi abbiamo le onde sonore che vengono allungate semplicemente perché la sorgente si sposta, mentre quando siamo dall'altro lato e la sirena si avvicina, le onde sonore vengono schiacciate e sentiamo una tonalità più alta. La stessa cosa funziona molto bene anche per le onde elettromagnetiche, in cui se abbiamo la stella che si allontana la luce sembra più rossa, se abbiamo la stella che si avvicina la luce sembra più blu. Un po' fuori da questo schema, non chiedo se è vero o falsa, questa è vera o falsa, è vera, comunque purtroppo non si vede benissimo, ma vedete che questo c'è uno spettro di massima, una forma che è l'intensità per ogni frequenza della luce che arriva, e vediamo che abbiamo delle cadute. Questo perché ci sono degli elementi attorno a questa stella che assorbono la luce che viene emessa da questa stella, e queste cadute sono delle proprietà molto ben definite degli atomi che circondano l'atmosfera di questa stella. Siccome noi in laboratorio possiamo capire molto bene dove sono questi assorbimenti di questi atomi, possiamo paragonare lo spettro che vediamo, vedere dove abbiamo dei buchi, paragonarlo allo spettro che misuriamo in laboratorio con i nostri test, vediamo che c'è uno spostamento, deduciamo da questo spostamento la velocità che arriva al corpo. Quindi misurando come si sposta lo spettro di una sorgente, misuriamo che velocità ha rispetto a noi. Ora proviamo a capire qualcosa di più su questa materia oscura e proviamo a studiare strutture ancora più grandi. Cosa succede su scale più grandi? Spesso le galassie non sono in strutture più grandi, ma a volte si raggruppano in ammassi di galassie, come questo, che è una foto vera. E cosa notiamo? Zwicky nel 33 nota che la velocità di queste, qui ci sono queste galassie che si muovono all'interno di questa comune attrazione gravitazionale, e che noi presupporremo che è generata dalle galassie stesse che si tengono insieme tra di loro perché sono massive. Cosa succede? Che prendiamo la loro massa con la loro luminosità, misuriamo la loro velocità e troviamo che hanno una velocità troppo alta, vengono tenute insieme da una massa che non è solo la loro massa che hanno all'interno delle galassie. Quindi non solo questa cosa era vera all'interno delle galassie, ma è vera anche ai sistemi più grandi che tengono insieme
ammassi di galassie. Ma forse questa materia è una materia che è una materia normale, semplicemente non emette luce. E magari c'è una cosa di questo tipo che semplicemente non emette luce che io osservo col mio telescopio, e questa massa tiene insieme questo sistema. Chi pensa che questa cosa sia vera? Chi pensa che sia finta? Sbilanciati, dai. È vera. Questo perché la materia dell'universo non è concentrata solo nelle stelle, è per la maggior parte sotto forma di nubi diffuse tra una galassia e l'altra. E cosa succede? Che quando le galassie si raggruppano in questo modo, vuol dire che c'è un'attrazione e queste nubi cadono in questa attrazione comune. Quindi, cadendo in questa buca, si scaldano e formano questa nube al centro di questo sistema, molto molto calda, di milioni di gradi, che emette quindi nei raggi X, quei fotoni molto energetici di cui ha parlato Davide prima. Quindi, se noi osserviamo questo sistema nel visibile, vediamo questo, vediamo la luce stellare delle galassie. Se noi osserviamo nei raggi X, vediamo questo, e questa è esattamente la stessa porzione di cielo che osserviamo qua. Potremmo pensare che abbiamo risolto il problema, abbiamo trovato la massa mancante. No, perché non solo questa massa non basta a spiegare il movimento di queste galassie, ma è troppo calda, come se fosse caduta in un'attrazione molto più forte di quella che può essere causata dalla sua stessa massa. Quindi non solo non abbiamo risolto il problema, ma abbiamo trovato un'altra prova che c'è della massa che non vediamo neanche sotto forma in altre frequenze. Bene, a questo punto abbiamo questa benedetta materia oscura che non capiamo bene, e però queste prove che vi ho mostrato sembrano un po' tutte simili, cioè sembrano sempre come una disparità tra la materia ordinaria e questa fantomatica materia oscura. Però prima di dire che è veramente una cosa diversa, io vorrei veramente vedere che questa materia si comporta in maniera effettivamente diversa dalla materia ordinaria. Vorrei vedere qualcosa di questo tipo, in cui ho una nuvola, per ognuna di queste due nuvole ho una componente blu che è la materia oscura e una componente rossa che è la materia ordinaria. Cosa mi aspetto in base a quest'idea della materia oscura? Che la materia oscura, se queste due nuvole si attraversano, la materia oscura non si vede praticamente, perché non interagisce questa materia oscura, mentre la materia ordinaria si ostacola nell'attraversarsi perché interagisce, e quindi rimane un po' indietro, creando una struttura di questo tipo in cui ho la materia oscura spostata rispetto alla materia ordinaria. Beh, ci sono due buone notizie. Una, che esiste effettivamente un metodo, anche se non ne parlerò, a meno che me lo domandiate dopo, per misurare la massa senza vederne la luce. Cioè, posso misurare quanta massa c'è in una direzione senza effettivamente vedere un segnale luminoso che arriva da questa massa. E due, che un sistema di questo tipo esiste effettivamente, che è stato fotografato in questo caso, in cui alla foto in ottico, nella luce visibile, è stata aggiunta questa massa, questa stima della massa in blu, e la foto nei raggi X di quei gas all'interno delle masse di galassie che vi ho fatto vedere prima. Questa è la foto che si crede essere il prodotto di due ammassi di galassie che si sono attratti e oltrepassati, e vediamo molto bene che la massa oscura è spostata rispetto alla massa ordinaria. Quindi sembra proprio che esista una massa di questo tipo che ha delle proprietà che sono effettivamente diverse dalla materia ordinaria. E Davide, che fino ad ora ci ha descritto tutto quello che vediamo, magari vuole aggiungere qualcosa su queste bizzarrie. Quello che mi ha appena raccontato Davide è una bella sorpresa, una grossa sorpresa innanzitutto, perché si tratta di qualcosa che non era previsto nel mio modello. Cioè,
lui sta parlando di materia che noi vediamo solo tramite la gravità e non si comporta come il resto della materia. Cioè, capiamo un attimo questa materia oscura che proprietà ha. Allora, noi siamo convinti intanto che si tratta proprio di particelle, una o più particelle, probabilmente una, principalmente, e con che forza fondamentale interagisce questa particella? Allora, la prima è la gravità, interagisce con la gravità perché l'abbiamo scoperta proprio in questo modo, cioè perché attrae altre masse. Ma interagisce con l'elettromagnetismo? La risposta è no, se no non l'avremmo chiamata oscura, cioè è oscura proprio perché non manda luce. E qualcosa manda luce soltanto se interagisce con l'interazione elettromagnetica. Magari interagisce con le altre due forze di cui parlavo prima, tipo la nucleare forte? No, perché se interagisce con questa interazione forte, appunto, si comporterebbe fondamentalmente come il resto della materia che conosciamo, non sarebbe molto diversa, e l'avremmo già osservata con alcuni esperimenti. E magari la nucleare debole? Quasi sicuramente no, più o meno per lo stesso motivo di prima. Non è sicuramente no, ma è quasi sicuramente no. Quindi sto parlando di una particella che interagisce solo con la gravità rispetto alle forze fondamentali che invece ho descritto nel modello standard. Ora, se tornassi alla tabella di prima, potrei pensare a spiegarvi che non c'è nessuna particella che ha queste proprietà e che può essere la materia oscura. Quindi vuol dire che questa componente dell'universo, che è la componente principale della materia dell'universo, cioè la materia totale che c'è nell'universo, circa l'80% è fatta di materia oscura, non è descritta nella tabella che parlavo prima e di cui ero tanto fiero e orgoglioso. Quindi prendiamo il buio quando si parla di materia oscura, non abbiamo idea di che particella possa essere. La risposta è assolutamente no. Abbiamo una valanga di candidati possibili, anche troppi. Ciascuna di queste parole che qui non si leggono è un modello di fisica oltre il modello standard, cioè che descrive il modello standard più qualche altra particella con nuove forze, perché noi fisici delle particelle ci divertiamo a proporre nuovi modelli, eccetera, ogni volta che ce ne abbiamo voglia per spiegare risolvere qualche problema, qualche incongruenza, che ce n'è una sfavillata e ciascuno di questi ha qualche candidato papabile di materia oscura. Sono anche troppi. Il problema adesso è capire quale sia il candidato giusto tra tutti questi. Ed è quello della materia oscura, è forse il più grande problema aperto della fisica delle particelle. Non è l'unico, ma è uno dei più importanti. Penso sia stato facendo riflettere sul fatto che è stato scoperto unicamente guardando il cielo. Per decenni è stato soltanto delle incongruenze guardando il cielo dell'universo che ci siamo resi conto che c'era questo componente che non conoscevamo, ma è oggi uno dei più grandi problemi della fisica delle particelle fondamentali, capire quale sia questa particella. E per cercare di scovarla, si cerca di riprodurla o di studiare le sue interazioni con una qualche forza che non sia quella gravitazionale, cioè si spera, ed è ragionevole pensare in realtà, possiamo parlare dopo, che ci sia qualche altra forza qua, oltre alle forze, alle quante forze di cui ho parlato, tramite cui il modello standard e la materia oscura interagiscono, e tramite questa nuova interazione noi speriamo di rivelare la materia oscura non solo guardando il cielo, tramite la gravità, ma in altro modo, e lo facciamo sulla Terra con gli acceleratori di particelle, oppure con dei rivelatori sulla Terra che aspettano che passi la materia oscura, o guardando in cielo i prodotti dell'interazione della materia oscura. E, bene, su questa prima parte abbiamo concluso, e quindi innanzitutto un momento di pausa, di relax, non ci fate domande, prendiamo un attimo respiro dopo questa lunga esplorazione sulle interazioni fondamentali, sulla materia oscura. Che causa quelle curve di rotazione che non ci aspettiamo? E uno delle firme che si cerca in questi esperimenti è una periodicità nel segnale di interazione con la materia oscura. Cioè, noi abbiamo dei rivelatori e speriamo di trovare un'interazione che non ci aspettiamo col modello standard, e speriamo che la frequenza di questa interazione sia periodica con la stessa periodicità della rotazione della Terra intorno al Sole. Quindi quello che vogliamo fare è trovare un segnale che sia compatibile con il nostro rivelatore, che si muove dentro a, se non una nuvola, un vento di materia oscura, e quindi a seconda della velocità con cui ti muovi incontra questo vento, ne incontri di più o di meno. Quindi c'è materia oscura, ma semplicemente su queste scale
non è la forza fondamentale, cioè per esempio la Terra è troppo compatta per poter come dire, per poterci farci sentire l'influenza gravitazionale di questa materia oscura. Cioè, nel sistema a livello globale l'80% comunque siamo su valori estremamente più bassi della media. Sì, è vero, però tra le stelle c'è tantissimo spazio che è vuoto, mentre cioè, le stelle sono estremamente compatte, per cui la loro densità è estremamente superiore rispetto alla densità di materia oscura della galassia. E siccome nella galassia le stelle sono molto molto distanti, se tu consideri tutta la materia oscura che c'è tra una stella e l'altra, diventa rilevante, ma vicino alla stella domina l'attrazione della stella. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Cioè, è tutta una questione di... Il materiale ordinare ha la tendenza a concentrarsi, la materia oscura a diffondersi, diciamo, sì, su spazi grandi. Sì, a non concentrarsi in certi in corpi così compatti come possono essere le stelle e i pianeti, rimane sotto forma di questa nuvola o sotto nuvole, ma non senza mai creare dei corpi. Cioè, ci sono dei corpi che si comporterebbero come la materia oscura, cioè che avrebbero delle proprietà simili come i buchi neri oppure corpi compatti che non emettono luce, ma non ne vediamo abbastanza per spiegare tutta questa attrazione gravitazionale che tiene in mente la galassia. C'è uno di questi candidati che è più capabile degli altri? O? Beh, allora, per un sacco di tempo, per decenni, c'era un sacco di entusiasmo su questi qua, che sono candidati della supersimmetria. Non so se avete mai sentito nominare, forse. Comunque, diciamo, per molti decenni un sacco di fisici delle particelle erano super esaltati e credevano che la supersimmetria sarebbe stata la teoria vera che stendeva il modello standard. C'era tantissimo entusiasmo su questo, poi è cominciato leggermente a scemare negli ultimi 10-15 anni, perché ci si sarebbe aspettato di trovare queste nuove particelle supersimmetriche già con gli acceleratori in funzione già al CERN, già fino al 2000 e soprattutto con quello che funziona adesso, l'RC. Quindi non è che la supersimmetria non esiste, però non c'è almeno alle scale di energia a cui uno si aspettava. Tutti credevano per vari motivi a questa supersimmetria e ci sono dei candidati. C'è un candidato assolutamente papabile di materia oscura nella supersimmetria. Oggi non è più così, diciamo, 20 anni fa molti fisici delle particelle avevano in testa materia oscura uguale questa particella si chiama neutralino, che è quella della supersimmetria. Oggi siamo un po' più agnostici. Mi sento di dire comunque che sono più motivati questi e questi altri qua, che si chiamano assioni. Oltre ai neutrini stellari, anche un'altra cosa. Mi sento di dire che sono candidati più interessanti, perché sia sul piano di fisica di altri problemi di fisica delle particelle che di materia oscura sono buoni più di altri. Nulla toglie che sia qualcosa di diverso. La verità è che l'approccio che si cerca di avere in fisica delle particelle è quello di essere più agnostici possibile, di farsi influenzare. Ci si è fatti influenzare un po' troppo da certi pregiudizi teorici nei decenni passati. Ora che si vede che quello che ci si aspettava venisse fuori da questi pregiudizi non è saltato fuori, si inizia ad avere un po' più di prudenza. E anzi, è proprio un ambito di ricerca, un ambito di discussione per quanto riguarda la materia oscura, è quello di essere più indipendenti possibili da questo diagramma. Cioè, io potrei prendere, per esempio, questo candidato qui e andare a vedere se quel candidato di quel modello, in questo esperimento, questo e quest'altro, è stato escluso oppure no. Faccio uno studio lungo e tedioso e magari riesco a dire in questo modello ho questo vincolo, ma in quest'altro modellino qui invece, che è un po' diverso, che vincolo ho? E faccio questa altra fila per quest'altro modello e potrei rifare anche di qui. Però ho così tante possibilità che non ha veramente senso fare questa operazione e si cerca proprio di discutere nella comunità di quali sono i metodi più corretti, più sensati, pragmatici di raggruppare un po' tutte queste possibili teorie, vedere alcuni elementi chiave che caratterizzano un po' gruppi e studiare queste macro categorie. Speriamo che siate voi a scoprirlo. Io prima
prima di andare in pensione di saperlo un po' di più. Spero prima di andare in pensione di saperlo un po' di più. L'avete inviata in ballo per spiegarvi semplicemente una discrepanza tra dati osservati e quelli previsti da noi. Sì. Ok? In questo caso ci sono effettivamente solo due possibilità: o c'è qualche elemento nascosto, la gabbia è nascosta, se si parla di statistica, ma c'è anche un'altra possibilità, che il modello non si adatti fino in fondo a spiegare quella realtà. I modelli alla fine non descrivono una realtà, la rappresentano solo, abbiamo visto come cambiano nel tempo. È possibile allora, la mia domanda, che modelli come quelli della gravità o questi applicati su scale diverse, la gravità va bene a livello terrestre, ma a livello intergalattico funziona, la mia domanda, quel modello di gravitazionale? E la stessa cosa ovviamente vale anche per questo tipo di interazione diciamo tra particelle. Sono applicabili su scale così differenti? Allora, un'altra domanda è questa. Dunque, ci sono tre possibilità a priori. Noi abbiamo un'incongruenza tra materia luminosa, forza di gravità, e diciamo così, possiamo o cambiare quello che noi crediamo sia il contenuto dell'universo, oppure pensare che stiamo sbagliando la nostra stima della massa ordinaria che c'è quando guardiamo la luce, oppure che stiamo sbagliando il modello della gravità. Sono queste tre possibilità. Una è la prima che abbiamo parlato, la materia oscura, cioè aggiungere una nuova componente senza cambiare la forza di gravità e senza supporre che ci sbagliamo nel contare la materia ordinaria. Ci sono anche due possibilità che sono state esplorate nei decenni passati e non ne abbiamo parlato per semplificare, ma cioè, è una domanda assolutamente corretta. Allora, una possibilità è quella che noi ci sbagliamo a stimare la materia ordinaria, cioè la materia di cui ho parlato nel modello standard, guardando la luce. Questa è stata una strada che è stata battuta, beh, innanzitutto la materia negli ammassi intergalattici, che ha parlato lui, però ci si è resi conto che non era sufficiente in quantità. Una seconda possibilità è quello che si tratti di sostanzialmente pianeti o dei corpi oscuri, è stato dato il nome suggestivo di MACHO a questi oggetti, Massive Astrophysical Compact Hale Objects, cioè si tratta di pensare che la materia che conosciamo non è tutta sotto forma di stelle, ma magari sappiamo che ci sono per esempio pianeti nel Sistema Solare. Nel Sistema Solare il grosso della massa è dato dal Sole, non è la Terra o Giove a determinare quanta massa c'è dentro, ma magari altrove ci sono un sacco di pianetini o di stelle di nane brune, per esempio, di oggetti che sono fatti di materia ordinaria ma non emettono luce. E sono state fatte osservazioni dedicate su questo tema, soprattutto negli anni 80, e ci si è resi conto che non sono in quantità sufficiente questi corpi. Cioè, se studiate nella nostra galassia in particolare, con vari mezzi, se questi pianetini che passavano potevano essere in quantità sufficiente, e ci si è resi conto di no. Ed era una terza possibilità logica, quella di cambiare il modello. D'altra parte ci si è trovati di fronte varie volte nella storia a incompatibilità tra forza di gravità e contenuto, cioè quello che supponiamo che ci sia nel Sistema Solare e nell'Universo. Una prima volta è stata quando è stata ipotizzata l'esistenza del pianeta Urano, no, Nettuno, quello che stiamo dicendo, che questa sia Nettuno, perché nell'orbita di Urano si vedevano delle irregolarità che non ci si spiegava, cioè se non esiste nessun Urano deve fare una certa traiettoria, io la vedo leggermente diversa, o è sbagliata la forza di Newton, la forza di gravità, oppure suppongo che esista un altro pianeta, cioè cambio il contenuto e salvo un po' che cambio, insomma, ed è stato osservato Nettuno. Un altro caso in cui invece si è cambiata la teoria della gravità è stata con la relatività generale, parleremo dopo, ma ci sono solo che uno dei motori fondamentali che ha spronato Einstein a studiare la relatività generale è che non ci si spiegava un effetto che è chiamato precessione del pianeta di Mercurio. Si tratta di un andamento nel moto nell'orbita di Mercurio che non torna con la teoria classica della gravità, e in quel caso è stata cambiata la teoria della gravità. Quindi con la relatività generale,
che è un'estensione della gravità, cioè dopo parleremo appunto più in dettaglio, è un'estensione della teoria classica della gravità, cioè sulle scale del sistema solare funziona benissimo in prima approssimazione. Quando andiamo a guardare questi effetti sottili, delicati, come questo relativo a Mercurio, può contare anche quello, la relatività generale, in effetti la relatività generale spiega benissimo questa anomalia. Il terzo è quello della materia oscura, e quindi anche lì è stata trovata questa strada. Cioè, è stato immaginato che, qualcuno potrebbe pensare, da questa curva, uno può dire, ma non è che semplicemente quando guardiamo queste zone lontane dal centro, la teoria della gravità classica predice un'accelerazione che è ben diversa dall'accelerazione che c'è di fatto. Per esempio, possiamo immaginare che più vai lontano, più per un qualche motivo appunto l'accelerazione di gravità è più forte di quella predetta dal modello della gravità classica. Però qual è il punto cruciale di questa eventualità? È che la forza resta comunque centrale, cioè la forza di gravità dovrebbe avere comunque come centro di accelerazione quello della materia ordinaria, che non è quello però che si verifica nella massa proiettile. Cioè qui, diciamo, se fosse vera la teoria di gravità modificata di cui ho parlato prima, allora la messa di massa che faccio quando disegno questa curva blu non può avere un centro spostato dal centro della materia ordinaria che è quello rosso. Cioè se io suppongo che mi basta la materia rossa in qualche modo spiegare quello che vedo, e quindi quando sono un po' più lontano, un po' meno accelerazione gravitazionale, però comunque il fulcro di gravità è la zona rossa, non è possibile che quando ora faccio quella mia misura per vedere la distribuzione della massa, lo vedo spostato rispetto al centro della massa ordinaria. Questo è un controesempio, e ce ne sono altri molto più potenti, secondo me, che riguardano la radiazione cosmica di fondo, di cui parleremo alla fine. È un po' più complicato spiegarlo in fretta, ma quelli sono veramente convincenti, se non è per escludere questa possibilità. Quindi è una strada che è stata battuta ampiamente, e infatti, come ho detto prima, oggi siamo convinti che si tratti di una particella grazie a questo tipo di studio. Aggiungo veramente solo una cosa, è che vi stiamo veramente parlando dei problemi centrali della ricerca moderna, quindi non c'è da stupirsi se alcune interpretazioni sembrano un po' bizzarre. Ci sono teorie che interpretano queste cose come gravità modificata, ma vi assicuriamo che sono molto più bizzarre di queste interpretazioni. Cioè, quelle le idee che vi presenteremo sono la spiegazione più semplice, sono la spiegazione che ha più consenso presso la comunità scientifica. Per ora le teorie che hanno provato a modificare la gravità sono risultate molto più artificiose, molto più ad hoc rispetto a queste interpretazioni. E però è un'ottima domanda, perché quasi tutte le cose che vi mostreremo le avremo individuate attraverso effetti gravitazionali. Quindi il dubbio che sia solo la teoria della gravità che non regge su queste distanze è un dubbio assolutamente legittimo che molti ricercatori tutt'oggi cercano di capire e studiano modelli di gravità modificata. Credo che sia il caso che proseguiamo con la seconda parte, se no le lunghe. Bene, allora adesso possiamo continuare questo percorso nell'universo, e innanzitutto vorrei fare una precisazione che magari è sfuggita nel discorso di prima. Finora abbiamo studiato dei sistemi che osservavamo da lontano, ma l'universo, come è stato detto prima da Enrico, vuole studiare l'universo nella sua globalità, quindi non vogliamo veramente studiare solo dei sistemi che osserviamo da lontano, vogliamo veramente osservare tutto il sistema e studiare tutto il sistema, quindi non il sistema che è lontano, ma anche il sistema che è composto da me e il sistema lontano, quindi veramente comprendere l'osservatore dentro questi studi. In particolare, quello che vogliamo misurare è, per esempio, vogliamo riempire questo grafico. Per esempio, vogliamo mettere su un asse la distanza di questo oggetto da noi e sull'altro asse la velocità che questo ha rispetto a noi. Molto, in maniera molto naive, direi che dovrebbe essere una cosa più o meno casuale, cioè la velocità dovrebbe essere casuale rispetto a noi, no?
Beh, innanzitutto dobbiamo fare una digressione. Come facciamo a misurare la distanza? Prima mi hai detto come si fa a misurare la velocità, quindi a riempire questo asse. Ma come facciamo a misurare la distanza? Un'idea è di dire, supponiamo di conoscere la luminosità intrinseca di una stella. Intrinseca vuol dire, se io fossi accanto a quella stella, so esattamente quanto è luminosa. Se io sono molto lontano, misuro la luminosità che osservo e riesco a capire quanto sono lontano. Un po' come se voi sentite un rumore, e questo rumore, e conoscete quanto è forte di solito questo rumore, se lui è più lontano, riuscite a capire quanto è lontano. L'unico problema è come sapere la luminosità intrinseca di questi corpi. Per fortuna ci sono degli oggetti che sono particolari, non sono le stelle tipiche, ma per esempio le Cefeidi, che hanno questa proprietà. Sono delle stelle variabili, cioè la loro luminosità varia, e c'è una relazione molto chiara tra il periodo di queste oscillazioni e la loro luminosità. Questo lo si osserva con la nostra galassia, quindi cose molto vicine che controlliamo bene. Cerchiamo queste stelle in altre galassie, misuriamo il periodo, ricaviamo la luminosità attraverso questa retta, e attraverso la luminosità intrinseca ricaviamo la distanza misurando la luminosità apparente. Spero che questo cerchio sia abbastanza chiaro. Comunque, cosa misuriamo? Quindi misuriamo la distanza con questo gioco di luminosità propria e luminosità che misuro, e misuriamo la velocità con gli effetti che ho detto prima. E cosa trova nel 29? Trova questo grafico che, in tutta onestà, un fisico d'oggi potrebbe rabbrividire, perché questi punti sembrano punti a caso, ma era già molto chiara una dipendenza lineare in questo grafico, cioè i punti più sono lontani da noi e più si muovono velocemente. La cosa bella è che con dati molto più moderni, molto più precisi, questa curva la ritroviamo tale quale, non quantitativamente ma qualitativamente sì. Quindi sembrerebbe che potremmo pensare che siamo al centro di qualcosa, che siamo in qualche modo speciali, però non vogliamo assolutamente farlo, perché uno dei principi cardine della fisica è non assumere che le nostre osservazioni siano dovute al fatto che noi siamo in qualche modo speciali. Un'altra interpretazione potrebbe essere che in qualche modo lo spazio si gonfia, che non so, le cose sembrano allontanarsi perché lo spazio si sta gonfiando, per cui se loro sono più lontani c'è più spazio in mezzo che si è gonfiato e quindi si muovono più veloce. Un po' come potremmo osservare se l'universo fosse un palloncino, le galassie fossero delle monete appiccicate a questo palloncino. Se noi gonfiamo il palloncino, e le galassie si allontanano tanto più velocemente quanto più sono lontane nel palloncino. Bene, ora il problema sta tutto nel come ricreare una bizzarria tipo un palloncino che si gonfia con l'universo. E la risposta verrà ancora una volta dalla forza di gravità. Innanzitutto ripetiamo quello che abbiamo detto prima. Allora, la forza cambia la velocità di un oggetto. E la forza, per la parità di forza, abbiamo un cambiamento nel modo dell'oggetto che è proporzionale a una proprietà specifica di questo oggetto, che è la massa. Quindi, se noi abbiamo il Sole, abbiamo la Terra che ci gira intorno, abbiamo detto che la sua velocità cambia, perché questa freccia va in quella cambia direzione, e quindi c'è una forza. Però alla fin fine è perché io ho deciso questo sistema di coordinate. Perché se io, per dire, decidessi di descrivere il movimento della Terra scegliendo come variabili per identificare il loro movimento la distanza dal Sole e l'angolo, e questo angolo, avrei che la Terra si muove sempre sullo stesso raggio, semplicemente l'angolo cambia. Quello che prima chiamavo lunghezza di questa freccia è la velocità, che quindi è costante. Quindi in questo sistema puramente artificiale sembrerebbe che non c'è nessuna forza. Questa non stupisce, che non mi stupirebbe sentire dire che è una cosa abbastanza bizzarra, ma soprattutto è una cosa assolutamente ad hoc, perché io ho scelto questo cambiamento
apposta per mettere questo specifico oggetto in un sistema in cui non vedo forza. Però c'è una sottigliezza, che anche la forza di gravità è proporzionale a questa stessa massa. Cioè, questo cambiamento di moto, che io pensavo dipendere da una proprietà dell'oggetto, in realtà non dipende, perché dall'altra parte dell'equazione ho la stessa quantità. Per cui io potrei cancellare questo termine da un lato e dall'altro e avrei che il moto di questo oggetto dipende da questo termine, che al di là di quello che vuol dire non dipende in nessun modo dalle proprietà dell'oggetto. Quindi questo cambiamento che io ho fatto pensavo fosse ad hoc, ma in realtà vale per qualsiasi cosa ci fosse stata qui, ci fosse stato un altro pianeta, ci fosse stato un'automobile, avrebbe fatto la stessa cosa. Quindi cosa vuol dire? Che la forza di gravità in realtà poteva essere interpretata come una distorsione dello spazio che mi portava in quest'altro sistema. Quindi la gravità può essere perfettamente interpretata come una distorsione dello spazio, proprio perché il cambiamento del moto degli oggetti non dipende dalle proprietà dell'oggetto. E questo è, se l'avete seguito, fatemi un applauso da soli, perché è la chiave della relatività generale. E se fossi umano in questo momento avrei detto abracadabra. E quindi questa è la chiave di tutto. Ora, ovviamente, qui dentro c'è una massa. Quindi cosa dice la teoria della gravità? Che sì, il moto può essere descritto come una distorsione dello spazio, ma anche che è la massa stessa che distorce questo spazio. Quindi la relatività generale dice, in una forma un po' diversa da questa forma di Newton, che la gravità è sì una distorsione dello spazio-tempo, e queste distorsioni sono dovute alla massa, ma qui specifico già contenuto, perché ne vedremo delle belle più tardi. Quindi a questo punto mi sento legittimato a pensare a questa cosa bizzarra del palloncino. Basta trovare la descrizione appropriata a livello di gravitazione che mi produca una cosa di questo tipo. Innanzitutto, a questo punto mi sento legittimato a pensare che le galassie siano oggetti fermi su una griglia che evolve nel tempo a causa della gravità. Perché scelgo una griglia in cui tutto è fermo, in cui tutto è così bello regolare? Perché non voglio cose privilegiate, non voglio posti speciali, non voglio direzioni speciali, voglio una cosa il più anonimo possibile. E quindi qui ci metto dentro le mie galassie, e poi la gravità mi dice che ho la libertà di riscalare questa griglia, proprio perché lo spazio può essere dinamico. E questo fattore è proprio quello che racchiude questa dinamicità dello spazio. A questo punto scopro anche un'altra cosa. Quello che prima interpretavo come velocità rispetto a me non era un'interpretazione veramente corretta, perché in realtà questi oggetti qui li sto descrivendo fermi, ma semplicemente la luce che era stata inviata da loro è stata stirata, la loro lunghezza d'onda è stata stirata allo stesso modo della gravità, cioè allo stesso modo dello spazio, perché la luce viaggia con tempo finito, è stata emessa ben prima che io la osservassi, nel frattempo questa A è cambiata e quindi la loro lunghezza d'onda è stata stirata. In conclusione abbiamo che la relatività generale, quindi la nostra teoria della gravitazione, ci dice sì che il contenuto cambia la geometria dello spazio, una cosa strana, ma che per il nostro universo si risolve in una maniera molto semplice. Si risolve solo nel capire come evolve questo fattore di scala, un semplice numero che riscala lo spazio durante tutta l'evoluzione dell'universo. Conosciamo il contenuto, almeno crediamo di farlo, conosciamo come questo cerchio si chiude, quindi cosa vogliamo fare? Abbiamo detto che il grafico di Hubble ci dice che la grandezza di questo fattore di scala cambia nel tempo, quindi è inclinata, lo spazio era più piccolo quando è stata emessa la luce che veniva dagli oggetti nel diagramma di Hubble. Con la materia predico queste curve per l'evoluzione di A, perché ho questo cerchio,
posso predire queste curve e adesso cosa voglio fare? Voglio vedere se effettivamente, guardando ancora più indietro nel tempo, effettivamente osservo un fattore di scala di questo tipo, che quindi è più piccolo rispetto a questa retta, cioè l'espansione dell'universo è decelerata dall'inizio della sua storia. E voglio sottolineare che dipende da, queste curve dipendono dalla quantità di materia, ma questa forma, cioè questa decelerazione, è uguale a qualunque materia io ci metta dentro. Quindi qualunque, non importa quanta materia, non importa se materia oscura o materia ordinaria, ho sempre questa decelerazione. Beh, cosa osservano gli esperimenti? Nel 98 due team differenti osservano che non solo non abbiamo espansione decelerata, non solo non siamo su questa retta, quindi senza accelerazione, ma che anzi l'universo si sta espandendo con una velocità sempre maggiore. E il problema vero è che noi non sappiamo spiegare con nessun contenuto di cui abbiamo parlato fino ad adesso un'evoluzione di questo tipo. Il nostro cerchio ha contenuto dell'universo, non può riprodurre un'espansione accelerata se noi consideriamo solo un contenuto di cui abbiamo parlato fino adesso nella presentazione. E forse Davide ci vuole dire qualcosa a questo proposito. Questa cosa che mi ha appena raccontato Davide è, credo, il quarto colpo di scena in una telenovela che adesso vi racconterò. Si chiama la telenovela della costante cosmologica. Facciamo un po' di storia, partiamo con questa telenovela dall'inizio durante la prima guerra mondiale, mentre si stanno curando i bombardamenti vari. Nel 1915, in questo numero d'oro non si vede, Einstein completa la teoria della relatività generale che ci ha raccontato poco fa in 5 minuti, magistralmente, Davide. E due anni dopo, colpo di scena 1, Einstein applica le sue equazioni all'universo e vede che implicano una dinamica. Cosa vuol dire? Che l'universo non sta fermo, ma o si espande o si contrae a seconda del suo contenuto. E quello che ci ha raccontato prima Davide sulla relazione tra il contenuto dell'universo e la sua dinamica. Ma qui Einstein viene colpito da un pregiudizio che l'umanità si porta dietro fin dall'antichità, che è il pregiudizio che l'universo deve essere statico e mutato nel tempo. Infatti, se gli antichi chiamavano il cielo sfera delle stelle fisse, c'erano lì. E allora lui cosa fa? Aggiunge un termine di costante cosmologica alle equazioni di Einstein. Cosa vuol dire aggiungere un termine di costante cosmologica? Prendi le equazioni di Einstein, che sono queste, e aggiungi un termine per la costante cosmologica. Dentro questo box, dentro questo quadrato rosso, c'è questo lambda minuscolo che è un numero. Se io per questo numero scelgo un valore preciso, ben chiaro, esattamente quello, allora io da queste equazioni posso trovare un universo che è statico, fermo, immobile. Devo scegliere esattamente quel valore libero. Cioè si accorge poco dopo che se mi discosto di pochissimo da questo valore, allora l'universo subito inizia a espandersi e a contrarsi. E poi per di più aggiungere questo termine così a mano, che non è che piacesse molto né ad Einstein né ad altri teorici, però per un po' di tempo dice, ma diciamo che queste sono le equazioni della relatività generale. Però, 1924-27, dei fisici teorici, Friedman e Lemaître, e altri studiano modelli di universi dinamici, cioè che si espandono e si contraggono. Quindi si capisce che questi universi hanno la loro dignità teorica, sono modelli consistenti, e si inizia un attimo ad aprire gli occhi sul fatto che l'universo non debba per forza essere statico. Per di più, nel 1929, pochi anni dopo, arriva il secondo colpo di scena di cui ci ha appena parlato Davide, cioè Hubble conferma sperimentalmente che l'universo è in espansione. Questo in realtà già se ne avevano degli indizi nel 1912, quindi prima che venisse conclusa la relatività generale, quando un astronomo americano, Weston Slipher, aveva misurato il redshift delle galassie. E abbiamo discusso prima che se c'è del redshift vuol dire che c'è del movimento, quindi questo era già un indizio in questa direzione. Quindi la morale qual è? Che Einstein si rende conto che questa costante cosmologica è stata fatta e cancella il termine di costante cosmologica delle equazioni. Vuol essere allora, vabbè, fine della telenovela, tutto a posto, tutti a casa. No, perché pochi anni dopo i fisici teorici si accorsero che la costante cosmologica è necessaria per tenere conto dell'energia del vuoto. Cos'è questa entità così mistica e come?
Allora, il vuoto in fisica è definito come la configurazione di minima energia possibile. Cioè, prendiamo un volume, per esempio un volume di aria dentro questa stanza, e ci saranno dentro un po' di particelle che avranno la loro energia, vogliamo togliere tutta l'energia possibile per arrivare al minimo. Quindi siamo a un certo livello di energia, tolgo due o tre particelle, scendo un po', li continuo a togliere, perché togliere le particelle toglie dell'energia a questo volume, finché non arrivo a un certo livello, quando non ho più particelle da togliere, ho il vuoto. E a che livello sono sceso nell'energia con questa operazione? Questa domanda nella fisica fino all'Ottocento non aveva senso, perché si parlava solo di differenze di energia. L'energia assoluta in quanto tale non aveva significato. Ma nella relatività generale, invece, questa domanda ha senso, chiedersi a che livello sono arrivati. E qual è il legame con la fisica delle particelle? Perché sto parlando di queste cose. Il legame c'è perché per ogni particella del modello standard, di cui ho parlato prima, possiamo fare questa operazione. Perché ad ogni particella è associata un campo. Un campo matematicamente vuol dire che per ogni punto dello spazio io sto dando un certo valore. Cioè vuol dire che per ognuna delle particelle, ognuna di queste particelle in realtà è stessa nello spazio, non è un'entità localizzata, e punto per punto nello spazio l'evoluzione di questa cosa che si chiama campo determina quello che osservo. Al di là di questo punto, quello che intendo sottolineare è che per ognuna di queste particelle del modello standard io posso fare questa operazione di creare il vuoto e posso in principio calcolare l'energia del vuoto. Quindi ognuna delle particelle del modello standard avrà una sua energia del vuoto e quando le sommo trovo qualcosa che è l'energia totale del vuoto, ma cosa ne faccio di questa energia del vuoto? Questa ha esattamente la forma della costante cosmologica. Questo sia il colpo di scena 3 complessivo. Quindi vuol dire che una volta che ho calcolato questa energia del vuoto, questa energia del vuoto è il numero lambda che si mette qua nel termine di costante cosmologica. E qual è l'effetto di questo termine? Cioè, mettere questo termine, adesso che abbiamo capito che l'universo non è statico, cosa implica? Allora, quello che si vede è che se l'energia del vuoto diventa predominante, cioè se quello che domina nell'universo come contenuto è l'energia del vuoto, ricordate la slide di prima sul contenuto che influenza il fattore di scala. Se domina l'energia del vuoto, allora l'espansione dell'universo è accelerata. Questo non è un concetto intuitivo, non ci si aspetta di capire come dire questa frase, però è il risultato che si vede dai calcoli, da applicare le equazioni di Einstein. E quindi vuol dire che questo effetto che ha visto Davide potrebbe essere spiegato dall'energia del vuoto, ma non corriamo nella telenovela perché non abbiamo rilascio finale. Siamo ancora adesso agli anni 50-60, non vi ho detto una cosa, che è il problema vero per cui i fisici teorici si sono scervellati su questo problema. Noi abbiamo detto che possiamo calcolare questo valore dell'energia del vuoto. E allora, calcolando, quant'è questo numero? Possiamo calcolare questo numero e troviamo un risultato enorme che se lo confrontiamo con quello, tanto per avere un riferimento, confrontiamo col valore che oggi osserviamo per questa questione cosmologica, è più grande, ma di un fattore come 10 alla 55, 10 alla 70, potrei anche dire 10 alla 120, cioè 1 seguito da 120, è clamorosamente più grande di quello che osserviamo. E questo è, direi che sia un problemino, no? Uno si aspetta un certo valore per una grandezza, quella da osservare, studiare, vede che quel valore è enormemente più piccolo di quello che si aspetta. Questa incongruenza immensa è diventato problema della costante cosmologica. Ed è un problema che già negli anni 40-50 neanche. E ho un po' barato, in realtà vi spiego meglio cos'è questo problema. La predizione teorica che faccio è una costante che scelgo io, più questo numero immenso calcolato prima che è 10 alla 55. Quindi un attimo, la costante la posso scegliere io, mi faccio curvo e scelgo una costante che mi dia come somma complessiva non 10 alla 55 ma 1. Come faccio? Diciamo che il numero gigante che ho calcolato è 3,419 bla 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 1098 per 10 alla 55. Allora io scelgo come numero, mi dai il diritto di scegliere un numero a caso? Beh, io ti scelgo meno 3,419 puntini 1097 per 10 alla 55, dove ho ripetuto le stesse 54 cifre decimali. Quindi ho cambiato l'ultima. Se sommate questi due numeri il risultato è 1. Però, cioè, avete l'impressione che stia facendo un giochetto bizzarro? Cioè, se io posso scegliere qui un numero a caso, perché non andare a scegliere questo numero gigantesco e così finemente calibrato per essere uguale a questo numero qui? Questo problema viene chiamato in fisica problema di fine tuning.
Posso provare a spiegarvelo con quest'altro breve esempio. Ho bisogno di usare entrambe le mani, quindi lascio il microfono. Questa è una penna. Se io appoggio in un punto a caso della mia mano e la lascio cadere, per esempio, non guardo neanche, l'appoggio, cade abbastanza in fretta. Se io mi metto lì con un po' di cura, non la scelgo così a caso la posizione, metto lì e trovo la posizione e stendi lì per quasi un secondo. E quindi se immaginate di entrare in questa stanza, mi trovate e tengo questa penna in bilico per una giornata intera e poi cade dopo un giorno. Potreste pensare che ma secondo me non è che vi ho scelto un punto così a caso dove appoggiarla ieri e gli è capitato quel punto esatto dove cade così lentamente che scelto un giorno a cadere. È andato a scegliere per bene quel punto, è andato lì a fissare esattamente quell'unico punto, quell'angolo zero sulla verticale, che gli fa tenere la penna lì sopra per una giornata. Perché non è impossibile. Io posso trovarlo a caso, scegliendo a caso il punto dove senti una giornata la penna, però è estremamente improbabile. Se l'appoggio in un punto a caso, dopo un secondo, due secondi, tra. Quindi quello che sto dicendo è, il fatto che io scelga questa posizione dove la penna sentì per un giorno e fare questa scelta qui, cioè supporre che io, nonostante abbia scelto la posizione a caso, in realtà sia riuscito a scegliere quell'unica posizione, che è veramente un angolo infinitesimo, su cui la penna scende un giorno intero a cadere perché è quasi esattamente sulla verticale. Quello che viene da pensare è che io sia la mano, che mi sia incollato la penna alla mano in qualche modo. Ed è quello che pensano anche i fisici teorici davanti a questi problemi. Dicono, qualcosa non fare, non ci credo che io possa veramente scegliere questo numero a caso e la somma faccia 1. Ci sarà qualche motivo che mi farà fare 1 o 0. Stai arrivando alla fine della telenovela. Per un po' di tempo, quindi, si è pensato che, per qualche motivo ignoto e misterioso, questa somma qui avesse dei buoni motivi per fare 0. Perché non si vede l'evidenza di espansione accelerata dell'universo. Quindi si è pensato, quella somma lì farà zero per qualche motivo e quindi nell'universo ci sono solo materia ordinaria e oscura e come diceva prima Davide, in quel caso l'espansione è decelerata. Quindi vivono tutti felici e contenti? No. 1998, colpo di scena 4, si osserva l'espansione accelerata dell'universo. E questo vuol dire, al momento della spiegazione migliore che abbiamo, per una costante cosmologica, vuol dire che c'è questa costante cosmologica e, come vi ho detto prima, è 10 alla 55 volte più piccola della vostra stima così ingenua. Quindi vuol dire che quella somma lì non faceva zero, ma questo numero piccolissimo, e per noi fisici teorici è ancora peggio forse, perché già spiegare perché faccia zero non è facile, ma qualche idea potrebbe esserci. Spiegare che non faccia zero, ma un numero piccolissimo, è ancora più strano e bizzarro per certi aspetti. È un problema concettuale che intacca molto profondamente le basi della fisica delle particelle, perché ti fa venire dubbi proprio sul procedimento di base con cui calcoli questa energia del vuoto. Quindi quella che è un'osservazione, uno che sarebbe puramente cosmologica, vediamo che l'universo si espande, è accelerato, bello, non è anche quelle cose che finiscono su Focus e di cui parlo magari con gli amici, no, ha anche delle conseguenze devastanti, cioè veramente importanti, sulla fisica delle particelle. È forse uno dei più grandi nodi concettuali fondamentali del formalismo che si usa per descrivere le particelle. Ed è il motivo per cui i fisici teorici interessa sapere nuovi dettagli dalle osservazioni di Davide e dei suoi colleghi per capire più precisamente se questa espansione accelerata ha proprio la forma della costante cosmologica. Perché magari non è proprio la costante cosmologica che determina questa cosa, questo lambda potrebbe fare zero e l'espansione accelerata è dovuta a qualcos'altro. Un pochino ci sperano i fisici teorici, perché è quasi più facile spiegare perché l'espansione, perché la costante cosmologica faccia 0 anziché 0.0001. Questo è quello che conclude la seconda parte, in cui abbiamo parlato della relatività generale che il formalismo costruisce l'universo e di quello che è venuto fuori applicando questo formalismo alla situazione dell'universo. Facciamo un'altra. Non ho capito se.
riguarda l'accelleratore che stanno in Europa, adesso mi sembra di riuscire a dire che è un po' più grande, quindi è cinese. Riguardate questo, si è finalizzato tutto per individuare, capire le caratteristiche di questa particella, che da quel poco che sembra che questa si scoprano funzioni collegate con l'universo al momento della sua formazione. E addirittura se ricordo l'istante che è dato da ognuno a razzo di 10 elevato a un certo numero, quindi una quantità piccolissima che è questa quantità, quindi si tenta di ricostruire questa situazione qua, però è anche il tempo in cui si forma forse l'80% di energia, quindi questa è molto ben informata. La domanda è, adesso al di là che l'universo stia espandendo con velocità oppure decelerando, noi però proviamo un universo molto vecchio, molto vecchio, non so, è questo che dicono voi, di quanti miliardi. Sì, tra l'altro la cosa bella è proprio che l'espansione accelerata risolve proprio problemi come questi, perché prima c'erano problemi del tipo io vedo questa stella, ma ognuno dello stellare mi dice che una stella di questo tipo deve essere più vecchia della stella dell'universo. E come lo risolvo? La cosa bella è che proprio l'espansione accelerata... proprio l'espansione accelerata mi aiuta, perché tutte le curve di espansione decelerata finiscono prima di quando la linea retta finiscono prima di questo punto qui. Se invece la forma della curva è così anziché essere così, riesco a spostare indietro l'inizio dell'universo. Quindi non solo l'espansione accelerata è stata effettivamente osservata, ma ha anche risolto il problema di che ci fossero oggetti troppo vecchi rispetto a quella che si credeva fosse l'età dell'universo. Poi ha menzionato il bosone di Higgs e forse rimandiamo questa domanda dopo. Perché ne parleremo, sarà più facile. Sì, giustamente, io il bosone di Higgs l'ho messo lì di fianco alle altre particelle vibratrici delle interazioni. In realtà bisognerebbe a rigore metterlo, e che qua ci sarà bene perché erano quattro particelle, farne tre e un'altra di là è un po' brutto, e se no un'altra dovrà metterlo qua sotto, quindi l'ho voluto mettere lì più che altro per gestione della spazio. Però il bosone di Higgs non è a priori mediatrice di nessuna forza. Il suo ruolo è quello, adesso non entro proprio in dettaglio, però queste due forze sono in realtà due manifestazioni di una stessa forza e ad alte energie, cioè dico soltanto ad alte energie, non dico altro perché devo capire se dopo il prossimo spezzone, queste due forze erano la stessa identica cosa. E grazie a questo signore qui, queste due forze si sono distinte a più basse energie e sono due aspetti radicalmente diversi, perché l'elettromagnetismo non ha nulla a che vedere alla nostra scala con l'interazione dei poli, ma ad alte energie erano la stessa cosa. Quindi il bosone di Higgs ha questo ruolo nella termodinamica fondamentale, non è il mediatore. E se dovessi mettere qua sotto il mediatore per la forza di gravità, questo si chiama, forse lo possiamo anche illuminare, gravitone, perché ONE è il suffisso che ci piace mettere per creare le particelle. E questo gravitone è congetturato, non è una particella finora scoperta, o forse sì, cioè 9 giorni fa è stato fatto un annuncio che potrebbe essere, è stata, adesso probabilmente alcuni ne avranno sentito parlare, l'annuncio della prima scoperta, la prima osservazione diretta di onde gravitazionali. E dallo studio che potremo fare nei prossimi anni questi fenomeni, e potremo, l'evento che abbiamo visto a settembre, è stato annunciato 9 giorni fa, e potrà essere ripetuto nei prossimi anni tantissime volte, e potremo davvero capire le proprietà di questa particella mediatrice dell'interazione.
Non so se è il caso di spendere due parole su questo, ma nel caso ci sono altre domande, se ne ci mettiamo sopra. Diciamo che comunque la parcella mediatrice dovrebbe essere questo gravitone, e non è escludersi che in un paio d'anni ci sono veramente delle informazioni più su questa particella, perché se è come ce l'aspettiamo. Comunque un'osservazione molto importante è che non c'è un modello solido come per tutte le altre forze per la gravità. Cioè, la gravità ancora a livello di formalismo microscopico è un po' un dio minore, è un campo totalmente aperto, mentre siamo fieri del modello standard per tutte le altre forze, sulla gravità è ancora un campo. Se non ci sono altre domande, direi che procediamo e poi alla fine ci sarà ancora, insomma, con 10 minuti per la discussione. Bene, ora partiamo con l'ultima parte e da molti dei volti che ho visto nella sala ho capito che la gente è un po' scettica, ha l'impressione che stiamo un po' inventando cose un po' a caso per spiegare cose che non sappiamo spiegare, e allora proviamo a andare più nel profondo dello spazio e vedere se i conti tornano, se dobbiamo continuare ad aggiungere cose più o meno casuali per spiegare cose che non siamo in grado di spiegare. Abbiamo detto già poco fa che ad un certo punto questa curva, non l'abbiamo detto in realtà, che questa curva cambia forma perché l'energia del vuoto ha la proprietà di avere una densità costante se io estendo il mio spazio. Quindi cosa succede? Che questa cosa, se questa fantomatica energia del vuoto, se l'universo evolve, ha sempre la stessa densità, mentre la materia, se lo spazio si comprime, diventa più densa. Quindi in questa curva l'universo diventa sempre più denso, quindi mi aspetto che ad un certo punto la materia sia dominante, anche se adesso siamo dominati da questa energia oscura che potrebbe essere interpretata dall'energia del vuoto. Mi aspetto che ad un certo punto nel passato la materia diventi dominante. Quindi cosa succede? Che ad un certo punto la materia domina e l'espansione da accelerata diventa decelerata, come osserviamo in questa curva qui. Purtroppo non siamo messi benissimo con i tempi, per cui salto un po' di cose. Comunque la buona notizia è che, osservando un universo profondissimo, tra 10 miliardi e 12 miliardi di anni fa, si è riusciti effettivamente a misurare la fase di espansione decelerata dell'universo, ed è un risultato recentissimo, 2012, e questo non so. Quindi abbiamo trovato non solo che nell'universo vicino effettivamente abbiamo la fase di espansione accelerata, cioè, scusate, non ho spiegato il grafico, quindi qui abbiamo la storia del fattore di scala. Però siccome vogliamo studiare queste questioni di accelerazione e decelerazione, misuriamo la velocità del fattore di scala, cioè esprimiamo questo stesso grafico in termini della pendenza di questa curva anziché della curva stessa. Quindi in questo grafico che esprime la velocità, se decresce vuol dire espansione decelerata, se cresce vuol dire espansione accelerata. E osservando gli oggetti vicini, ma parliamo di 5 miliardi di anni fa, abbiamo l'espansione accelerata e per la prima volta vediamo anche la fase di espansione decelerata oltre 10 miliardi di anni fa. E altra cosa che invece questa è venuta fuori prima, che a un certo punto questa curva diventa zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'universo era tutto in un punto? Vuol dire che l'universo è esploso da un punto? No, vuol dire che l'universo si è contratto infinitamente, ma in questa contrazione non c'è nessun centro speciale, perché abbiamo detto che siamo su questa rete che viene tirata, ma ogni punto vede come se fosse al centro di questa rete. Questa espansione è dappertutto. Quindi questo Big Bang che noi ci immaginiamo pittorescamente come un'esplosione,
In realtà era dappertutto, perché questo fattore di scala ha compresso infinitamente l'universo in ogni suo punto. Bene, ma a questo punto qui ho già accennato che la materia diventa sempre più densa se l'universo si restringe. E non solo diventa sempre più, l'universo diventa sempre più denso, ma diventa anche sempre più caldo. E aggiungo qui sempre più omogeneo, nel senso che è la gravità che fa cadere le cose una sull'altra, quindi se adesso ho delle strutture che sono cadute le une sulle altre, mi aspetto che tutto fosse un po' più omogeneo nel passato. Ma in particolare cosa mi aspetto? Che siccome nell'universo tutte le cose si sono ammassate in maniera arbitrariamente densa, mi aspetto che ad un certo punto nella storia dell'universo i protoni e gli elettroni e i fotoni, queste palline gialle, formassero una specie di brodo in cui i fotoni interagivano molto con i protoni, cioè tutte queste particelle formavano un plasma, si chiama, che è una specie di nuvola in cui tutte queste particelle interagiscono molto fra di loro. Però abbiamo appena detto che l'universo si espande, quindi queste particelle si allontanano. Si raffredda anche, per cui succede, senza spiegare troppo, che questi elettroni si accoppiano con questi protoni formando l'idrogeno neutro, ma il risultato di tutto questo è che ad un certo punto ci aspettiamo che questa radiazione che era bloccata dentro questi protoni e elettroni ad un certo punto diventa libera di viaggiare, non incontra più protoni e elettroni con cui rimbalza. Quindi l'universo si espande per sempre e quindi questa radiazione non la ferma più nessuno, comincia a viaggiare per l'universo e continua a viaggiare per tutta la sua storia. E quindi dovrebbe essere qui anche oggi, proprio intorno a noi, magari non in questa stanza perché abbiamo delle pareti, ma se esco in giardino la dovrei vedere. Ed effettivamente è stata vista. È stata vista per la prima volta nel 64, in cui in maniera completamente inaspettata, questi erano due ingegneri che lavoravano a questa antenna per trasmissioni satellitari, anche osservazioni scientifiche, ma in maniera completamente casuale hanno osservato, in maniera inaspettata, hanno osservato questa radiazione uniforme nel cielo, che era quindi compatibile con questa radiazione che ci aspettiamo che pervada l'universo. È stata una scoperta estremamente importante che ha giustificato uno sforzo immenso da parte della comunità scientifica. Si sono susseguite diverse generazioni, non solo di esperimenti a terra, ma anche di satelliti, per caratterizzare sempre meglio questa radiazione. E si è osservato che era sì omogenea nel cielo, ma se la guardavo in maniera abbastanza attenta, aveva delle piccole disomogeneità che abbiamo caratterizzato in maniera sempre più precisa. Questa è una foto vera. Ed è una foto vera. Abbiamo un planisfero del cielo di questa radiazione che ci raggiunge direttamente da queste primissime fasi dell'universo. E voglio ancora una volta sottolineare che queste oscillazioni sono molto piccole, come se noi avessimo una pianura, che sappiamo benissimo dire è una pianura, ma poi se la guardiamo veramente molto da vicino vediamo che ci sono delle ondine di sabbia. Queste ondine sono esattamente queste, in questa metafora sono queste oscillazioni. Non so se è chiara cos'è questa foto. Questa foto è esattamente come un planisfero. Se voi aveste un planisfero potete immaginarvi un mappamondo. Il mappamondo siete abituati a vederlo da fuori. Questo è esattamente il planisfero di un mappamondo che però noi vediamo da dentro. E la distanza tra me che sono in mezzo e la superficie di questo mappamondo è la storia dell'universo tra me e praticamente l'inizio dell'universo, perché la radiazione è stata messa quando l'universo aveva solo 380.000 anni e oggi ne ha 13.8 miliardi. Quindi è praticamente l'inizio dell'universo. Siccome adesso siamo stanchi, volevamo fare un intermezzo musicale. Davide è capace di suonare, di cantare, io non sono capace di fare nessuna delle due, quindi parlerò ancora di fisica. E cos'è la musica? La musica possiamo pensarla come un insieme di note. Ma cos'è una nota a livello fisico?
Quindi le onde sonore sono delle oscillazioni, noi abbiamo queste oscillazioni e possiamo caratterizzarle con delle frequenze, abbiamo già parlato di questo termine frequenza, che semplicemente ti dicono quante oscillazioni fa l'onda in un secondo. Queste due onde sono diverse perché hanno delle frequenze diverse e abbiamo parlato tante volte di questo spettro, possiamo rappresentarlo in questo modo, in cui quest'onda è caratterizzata da questo spettro perché ha solo una frequenza, esattamente a un hertz che corrisponde a un'oscillazione, a un periodo di un secondo, mentre quest'altra onda fa tre oscillazioni, quindi 3 hertz si chiama, e ha uno spettro diverso che è costituito solamente da un picco in questa frequenza. Beh, una nota non è altro che una frequenza. Quindi quando noi prendiamo uno strumento musicale abbiamo questo picco che mi dice che sto suonando questa frequenza, che sto suonando questa nota. Però noi sappiamo bene che sappiamo distinguere molto bene degli strumenti diversi che suonano la stessa nota. Questo perché gli strumenti non sono così perfetti come crediamo e non emettono esattamente quella frequenza, emettono anche altre frequenze molto più basse. Qua, senza spiegare questa scala, pensate solo che questi picchi sono molto più bassi di quello principale, però quest'altra struttura che non è il picco principale ci permette di distinguere uno strumento da un altro, per esempio ci permette di distinguere una chitarra da una kalimba che suona questa nota, la stessa nota della chitarra, però noi sappiamo distinguere molto bene questi strumenti. Quindi se noi però prendiamo lo stesso strumento, la stessa corda e la accorgiamo mettendo il dito, succede che questo spettro tiene grosso modo la stessa forma ma si sposta perché suoniamo una nota più alta, abbiamo lo stesso oggetto, quindi lo stesso spettro ma che suona una nota più alta. Quindi la morale di tutto questo è che la forma di questo spettro ci dice cosa stiamo suonando, mentre la nota, cioè il picco principale, ci dice quanto è grande questo strumento. Ma a questo punto mi viene un'idea, non a me ovviamente, ma questo principio, passare da queste onde a questa idea dello spettro, perché non l'applico anche a questa mappa in cui ho queste onde e ne faccio lo spettro? Qui abbiamo angoli perché sto misurando posizioni nel cielo e quindi qui anziché avere secondi che avevo su quest'asse avrò angoli. Semplicemente questo picco mi dice che queste differenze, queste onde hanno la scala tipica di circa un grado. Quindi grazie a questo grafico che calcoliamo da questa mappa, esattamente nella stessa analogia musicale, otteniamo da questo picco la dimensione dell'universo e dalla forma di questo spettro otteniamo la composizione dell'universo. E qui sto parlando della composizione dell'universo quando è stata generata questa immagine che ci ha raggiunto praticamente indisturbata lungo tutta la storia dell'universo. E ho messo tra mille virgolette questa parola dimensione perché fino ad ora ho sempre parlato di un universo infinito, ho sempre parlato di questa rete non con una dimensione specifica ma come qualcosa di infinito, semplicemente riscalata da questo fattore di scala. Quando dico dimensione intendo dimensione che il contenuto dell'universo ha potuto sentire, perché se l'universo ha avuto un'età finita e l'informazione, per esempio la luce, viaggia con un'età finita, con una velocità finita, non posso trasferire, far comunicare tra loro cose arbitrariamente lontane. In un tempo finito, ovvero nel momento in cui questa radiazione viene rilasciata, l'informazione ha potuto viaggiare solamente per una distanza finita e questa distanza la chiamo dimensione, tra mille virgolette, perché solo in questa presentazione verrà chiamata dimensione. Altra informazione che abbiamo detto è la composizione dell'universo e
cosa troviamo quando studiamo questo grafico e proviamo a capire di cosa era composto l'universo in un'epoca così remota, quando aveva solo 380.000 anni. Troviamo un universo che è composto, una volta che facciamo evolvere le componenti che vediamo in questo grafico fino ai giorni d'oggi, troviamo che l'universo di oggi è composto effettivamente per la gran parte da energia oscura, per una buona parte da materia oscura e per una piccola parte, che non si legge benissimo, da materia ordinaria, quella che compone, quella che vediamo intorno a noi adesso. Quindi un studio di un universo così profondo ci ha mostrato che effettivamente quello che noi supponevamo per l'universo locale è confermato anche da un universo estremamente remoto. Ora, qualcuno di voi a questo punto non può resistere alla domanda e come andiamo oltre? Però c'è un problema, perché abbiamo detto che prima di questa radiazione la luce era bloccata all'interno di questi protoni ed elettroni. Quindi non possiamo osservare direttamente della luce che veniva da prima. Però c'è invece una buona notizia, che non possiamo osservare luci direttamente, ma possiamo far evolvere nel passato lo stato che abbiamo osservato in questa immagine. Noi abbiamo capito di cosa era fatto l'universo e abbiamo saputo far evolvere l'universo nel futuro e osservarne la compatibilità con l'universo di oggi, possiamo far evolverlo nel passato per studiare cosa c'era ancora prima. E quindi sondare l'universo quando era ancora più caldo e ancora più denso. E un altro problema è che io qui ho parlato di dimensioni dell'universo, che queste cose non si potevano parlare tra di loro oltre questa scala. Ma allora come ci spieghiamo che l'universo è così omogeneo? Magari Davide poi ce ne parlerà un po' meglio. E poi c'è un'altra domanda. Ma ok, abbiamo queste disomogeneità, ma da dove arrivano queste disomogeneità? Cos'è che provoca queste disomogeneità, che poi non sono altro che i segni delle strutture cosmiche che vediamo oggi? Magari Davide vuole aggiungere qualcosa. Aggiungo una cosa che mi sono accorto, ho scordato di dire una parola prima, che è la parola di energia oscura, e l'altro non è che l'energia del vuoto di cui ho parlato prima alla fine della seconda parte. Quindi oggi sappiamo che l'energia del vuoto è quella che dà il 70% oggi della densità di energia dell'universo. Quindi abbiamo parlato verso la fine di un punto su cui ritorniamo adesso per parlare un po' meglio. E questo punto è il cosiddetto problema degli orizzonti. Allora, abbiamo detto che nella radiazione cosmica di fondo noi vediamo una configurazione che è sostanzialmente omogenea, cioè la stessa in qualunque direzione dello spazio che guardiamo. Ma vediamo con proprietà quindi identiche zone dello spazio che non si sono mai parlate tra loro. Vuol dire parlarsi. Due zone dello spazio, per comunicare, hanno bisogno, per esempio, di mandarsi dei messaggi, per esempio dei fotoni, che vanno velocissimi, però hanno una velocità finita, quindi se i due punti sono tanto tanto lontani, anche la luce ci mette un po' di tempo ad arrivarci. Quindi, se l'universo ha un inizio, che è questo Big Bang, allora inizia il Big Bang, fino a 380.000 anni la luce viaggia a una certa distanza, e in quella porzione di spazio, allora, delle zone hanno avuto tempo di parlarsi. Qui sono saltate tutte le linee. Comunque, qua c'è una sfera che sarebbe la sfera sulla quale, da cui mi arriva la radiazione cosmica di fondo. Ci sono questi cerchietti piccolini. Queste sono le zone che hanno avuto tempo di parlarsi da lì ben fino al momento in cui è stata generata questa radiazione. Più precisamente, dal momento in cui questa radiazione è viaggiata liberamente fino a noi. Cosa vuol dire parlarsi? Vuol dire che due zone, per esempio, possono capire, interagire e sentire che una è più calda dell'altra e scambiarsi l'energia. E quindi possono avere proprietà simili. Mentre se sono state totalmente disconnesse l'una dall'altra, anche se una è molto più calda dell'altra, non avevano modo di saperlo e quindi di mediare le loro proprietà. Quindi noi non ci aspettiamo che queste due zone abbiano le stesse proprietà. Non hanno alcun motivo, sono zone che sono vissute di vita loro fino a 380.000 anni, poi da lì in cui vediamo dei messaggeri che sono i fotoni che ci dicono quali sono le loro proprietà, quali erano le loro proprietà più correttamente, e ci stupisce che siano simili queste proprietà.
È un po' come, e questo lo vediamo su tutta questa sfera, che è abbastanza surreale. È un po' come se, non so, se il maestro di una scuola elementare, vedete che in questa classe di 25 bambini, vi arrivano tutti e 25 bambini estremamente simili tra loro, con gli stessi capelli, con il corpo simile, vi sembrano tutti dei fratelli. Non è possibile che avevano 25 bambini identici, ma non ve lo aspettate, non c'è motivo per cui 25 bambini a caso siano molto simili. E qua la stessa cosa, ci sono delle zone che sono tra loro disconnesse quanto a comunicazione, e non vi aspettate che abbiano le stesse proprietà, perché non c'è alcun motivo, e invece è così. Anche questo in fondo si tratta di un problema di fine tuning, come ho parlato prima della struttura fine, cioè non è possibile che i 25 bambini della scuola siano tutti uguali, però è altrimenti improbabile, vi aspettate che ci siano spiegazioni dietro. Quindi questo è uno schema che riepiloga quello che ho spiegato prima, cioè se nel passato erano delle zone dove soltanto questi piccoli cerchietti avevano avuto tempo di interagire tra loro e omogeneizzarsi dalle stesse proprietà, per esempio in questa zona tutto quanto ha avuto modo di omogeneizzarsi per diventare dei triangoli verdi, quindi due quadrati rossi. Poi, se oggi riusciamo a vedere queste zone, dovremmo vederle diverse, perché non hanno avuto tempo di interagire fino a quel momento. Questo è un problema, è qualcosa che ci dà disagio, perché non è qualcosa che è totalmente impossibile, ma è molto inverosimile. Ma c'è un modo, come scamotage, per riuscire a spiegare quello che è successo? Supporre che in una fase proprio iniziale, brevissima, abbastanza breve, all'inizio della vita dell'universo, c'è stata una fase di espansione accelerata, violentissima. Qual è la conseguenza di questa cosa? Cioè, noi abbiamo all'inizio, prima che sia questa fase di espansione, abbiamo le nostre zone che sono omogeneizzate soltanto in piccole zone adiacenti. Poi supponiamo che c'è una fase di espansione violentissima, dove ciascuno di questi cerchietti viene stirato enormemente fino a diventare questo cerchio qua. Quindi la nostra zona osservabile, che è sempre questo cerchio grigio, resta tutta all'interno di una zona che aveva avuto tempo di omogeneizzarsi nel passato. Quindi questi triangolini verdi dominano tutto l'universo che vedo e anche persino un po' di più. Quindi è normale che quello che io vedo nel cielo abbia tutta la stessa, abbia ovunque le stesse proprietà, mentre non me lo aspetterei qua. E qual è il punto cruciale? Questa espansione violentissima, cioè il fatto che questo cerchiettino qui ha potuto espandersi enormemente fino a diventare ben più grande dell'universo che vediamo oggi. E questa fase di espansione violentissima viene chiamata inflazione, perché è un riferimento dell'universo che vogliamo. E risolve sia il problema degli orizzonti, di cui vi parlavo prima, che altri problemi. Cioè quello degli orizzonti è solo uno dei problemi che vengono risolti da questa teoria. E potreste chiedere, ma perché ne sto parlando io di questa cosa? Beh, il legame con la fisica delle particelle è molto forte. Mi viene in mente qualcosa che possa dare un'espansione accelerata? Ne abbiamo parlato prima nella seconda parte, lungamente, è l'energia del vuoto. Se l'energia del vuoto di un qualche campo, quei campi di cui parlavamo prima, in questa fase iniziale dominasse, fosse quella predominante, e poi di colpo svanisce, o diventa rilevante, vuol dire che finché quella dominava, l'espansione era accelerata. Poi, se a un certo punto, grazie a qualche meccanismo, questa energia non è più quella predominante, la fase di accelerazione finisce. Ma questo qui è un meccanismo che spiega l'inflazione, ma abbiamo in mente un campo simile che possa fare questa cosa? La risposta è no. Non è un no totalmente secco, ma è sostanzialmente no. Cioè non conosciamo, se noi prendiamo il modello standard come lo conosciamo, non riusciamo a trovare un campo che possa avere questa proprietà di espandersi, cioè di determinare un'espansione accelerata dell'universo inizialmente e poi di colpo non diventare rilevante. Perché bisogna che a un certo punto questo campo diventi rilevante, no? La sua espansione accelerata determinata da lui continua all'infinito. Invece noi vogliamo a un certo punto smettere l'inflazione e goderci la storia dell'universo che osserviamo. Quindi questo è un importantissimo elemento di fisica delle particelle oltre al modello standard, cioè qualcosa che noi fisici delle particelle non ci spieghiamo e che aiuta a dargli volenti ai suoi colleghi a rendere conto delle osservazioni che facciamo nell'universo. E taglio su questo punto, ma un'altra proprietà molto importante è che questo meccanismo dell'inflazione, questo campo che determina questa espansione accelerata, risponde anche a una domanda che ci ponevamo prima. Da dove vengono le disomogeneità che vediamo? Le disomogeneità che vediamo nell'universo. Cioè, bisogna che l'universo, la radiazione cosmica è sostanzialmente omogenea, ma qualche piccola fluttuazione c'è.
E queste fluttuazioni sono essenziali, sono quelle fluttuazioni, vuol dire, sono delle zone in cui c'è un po' più materia che altrove, e sono quei punti dove per colasso gravitazionale si formano le galassie, quindi le vogliamo queste isomerità, altrimenti non saremmo qui se non ci fossero state. E la risposta è che questo meccanismo delle inflazioni è in grado di spiegare come nascono queste piccole disomogeneità iniziali. E per concludere vorrei tornare sul punto perché è così importante l'inflazione per la fisica delle particelle. Allora, l'inflazione è avvenuta in un momento veramente iniziale della storia dell'universo, in cui l'universo era estremamente denso e caldo, quindi si era a delle energie elevatissime. Ma elevatissimo vuol dire sostanzialmente inimmaginabile per noi, è appunto che con gli esperimenti che facciamo oggi sulla Terra, per esempio c'è la prima LHC o esperimenti futuristici, in questo secolo arriveremo a scale di energia che saranno 10 miliardi di volte almeno più piccoli delle scale di energia che è venuta questa inflazione primordiale. Quindi vuol dire che noi fisici delle particelle, che già fatichiamo a fare i basi per arrivare all'energia che arriviamo in questo secolo, e soprattutto le capacità tecnologiche, abbiamo quasi gratuitamente, praticamente no, ma grazie ai nostri amici cosmologi, abbiamo un modo di sondare quelle scale di energia in un modo che sarebbe totalmente impossibile sulla Terra. E quindi è il motivo per cui siamo così interessati a studiare l'universo primordiale e a capire questo meccanismo di inflazione, a capire come è avvenuto e a capire quindi che informazioni ci può dare sulla fisica a quelle scale di energia. Siamo arrivati alla conclusione del nostro viaggio e vogliamo offrirvi un brevissimo riepilogo. Lascio la parola a Davide. Bene, noi siamo partiti qui, possiamo immaginare la nostra Terra, dove Davide ci ha spiegato le interazioni fondamentali, ma poi siamo partiti e abbiamo studiato le galassie, questi corpi che vediamo qui, e abbiamo trovato questa cosa bizzarra chiamata materia oscura, che si mostra gravitazionalmente come una materia, esattamente come la materia ordinaria dal punto di vista gravitazionale, ma che non interagisce in nessun altro modo che invece caratterizza la materia ordinaria. Abbiamo trovato conferme anche su strutture più grandi come le ammasse di galassie, anche in sistemi dinamici di ammasse di galassie, e poi esplorando l'universo più profondo abbiamo scoperto che da una buona parte della sua storia l'universo è entrato in un periodo di espansione accelerata. Questo suggerisce l'esistenza di una nuova componente che chiamiamo energia oscura, e abbiamo poi sondato l'universo ancora più profondo osservando queste luci che arrivano dall'universo veramente primordiale, da quando aveva solamente circa 400 milioni di anni, da 180.000, e abbiamo trovato conferme di tutte queste bizzarre componenti che abbiamo incontrato precedentemente. E abbiamo esplorato ancora oltre, trovando fisica che tuttora è argomento di ricerca. E in tutto questo siamo stati accompagnati da Davide, che ha esplorato questi fenomeni da un punto di vista completamente diverso. Quello che mi ha parlato io partivo da quello che vedevamo sulla nostra Terra, che è un pochettino piccolino qua nella nostra galassia, e c'era già tantissimo da studiare. Ci potevamo sentire anche piuttosto contenti di aver capito così tanto delle interazioni fondamentali, e poi i cosmologi ci raccontano primo che studiando già le galassie, ma anche le ammasse di galassie, ma anche la realtà della galassia che contiene il mondo, c'è la materia oscura, che è qualcosa che non era contenuto nel nostro modello. Poi ci racconta anche che c'era un problemaccio che ci nascondevamo sotto il tappeto, quello della costante cosmologica, che dobbiamo affrontare e tirare fuori perché appunto la osserviamo questa costante cosmologica, e quindi questo problema dell'energia del vuoto, dell'energia oscura, è stato portato con molta più venenza sul tavolo delle discussioni di fisici teorici. E infine ci ha dato una bella sorpresa, che è quella di poter studiare la fisica ad energie altissime, e andando a vedere molto molto dietro nel tempo cosa potrebbe essere successo nell'universo, e studiando come questa fase di inflazione iniziale può aver lasciato delle tracce in quello che vediamo oggi. Quindi questi sono i tre temi più importanti di intersezione tra cosmologia e fisica delle particelle, ma non sono gli unici, e spero di avervi dato un'idea del perché c'è così tante interconnessioni tra le due discipline. Grazie.
possiamo prenderci ancora qualche minuto per le vostre domande, curiosità, dubbi. C'è una discriminante teorica accettata dalle scuole dell'oscura o esiste l'ipotesi che sia la stessa cosa? No, sono cose diverse, perché appunto l'energia oscura si manifesta come qualcosa di omogeneamente diffuso, proprio come l'energia del vuoto, cioè qualcosa che è più omogeneo di così non si può, cioè il fatto stesso di avere spazio, volume, ti dà un certo tot di energia dentro. È una cosa più omogenea che puoi immaginare. Mentre la materia oscura si comporta in modo diverso, si collassa, la materia oscura non è più molto omogenea, cioè tende ad aggrumarsi nei punti in cui ci sono le masse di galassie, anzi, proprio i punti dove si sono accumulate le particelle di materia oscura hanno costituito i semi per la formazione delle galassie. Quindi non è un'energia che viene diffusa, ma tutt'altro, è all'aspetto di particelle che collassano e formano dei gumi, la parola di come le galassie costituiscono le disomogeneità della reazione in fondo, potrebbe essere lo stesso rispettivo della energia oscura. No, perché cioè comunque la radiazione cosmica di fondo delle galassie sono comunque la loro, diciamo, le loro disomogeneità sono correlate, però si tratta di due costituenti diversi. E l'energia oscura è diversa da tutte quante queste componenti, nel senso che è qualcosa di è la cosa più omogenea che possiamo usare a cui possiamo pensare nello spazio, cioè qualcosa che in alcun modo non tende a collassare né ad avere processi di diffusione, non bisogna neanche immaginare che ci sia un tot di energia oscura che tende a collassare un punto e magari tende a scontrarsi con un altro tot di energia oscura, come invece possiamo pensare agli elettroni che formano la radiazione di fondo, o le galassie, sono proprio oggetti diversi. Non so se è proprio come dice. Sì, c'è questa discriminante molto forte di come si comportano a livello proprio dinamico, ma soprattutto perché mentre l'energia oscura, espandendosi in maniera accelerata, tende a non fare collassare le cose, la materia oscura si comporta proprio all'opposto, perché fornisce più attrazione per fare collassare le cose l'una sull'altra. Quindi ci sono tanti discriminanti, ma comunque vi abbiamo veramente mostrato argomenti di frontiera nella ricerca di oggi. Ci saranno praticamente i maggiori sforzi della comunità cosmologica sono rivolti a capire cosa sono queste componenti, ci saranno satelliti praticamente dedicati a questi problemi per capire quali sono le proprietà di questa energia oscura, quali sono le proprietà della materia oscura, che proprietà di agglomerarsi alla materia oscura. Quindi questa è la comprensione che si ha adesso e su cui si ha più consenso nella comunità, ma sono comunque argomenti molto aperti. Le varie cose sono state dette sull'ordine del funzionario e quella, secondo me, questa è proprio la consistenza di vedere prima di 400.000 anni. Questa è una domanda molto bella, soprattutto perché sono le cose su cui lavoro io. Allora, ci sono diversi problemi, cioè che osservarle direttamente sarebbe molto molto difficile, nel senso che tu devi immaginare che cioè sono abbastanza diverse le misure, la misura che è stata fatta recentemente dalla misura che può essere fatta sull'universo prima della radiazione cosmica di fondo. E sostanzialmente per un problema di frequenze, diciamo, perché questi fenomeni che abbiamo osservato settimana scorsa praticamente hanno dei certi periodi di oscillazione, sono delle onde, hanno dei certi periodi di oscillazione e, che poi fa corrispondere a determinate grandezze, e bisogna di uno strumento di quella grandezza, parlando sempre in termini molto, come dire, parlando molto con le mani. E il problema di osservare queste cose così lontane è che probabilmente con l'evoluzione dell'universo è un po' difficile, perché abbiamo detto che l'universo si è espanso così tanto, quindi
difficile pensare che possa essere, non è impossibile, però si può, quello che ci vorrebbe sarebbe uno strumento che ti permette di misurare onde gravitazionali della scala paragonabile con l'universo, e strumenti del genere è difficile averli. Nonostante ciò, ci sono delle ottime idee, ci sono degli esperimenti che vogliono usare delle pulsar, che sono dei corpi celesti che mettono delle pulsazioni a frequenza molto precisa. In realtà sono state, vabbè, senza entrare nei dettagli, comunque mettono delle pulsazioni molto precise. Si vuole provare a misurare la contrazione dello spazio tra la Terra e questi oggetti lontanissimi utilizzando delle fluttuazioni nel periodo osservato di questi oggetti. Cioè, questi oggetti emettono segnali a frequenza costante, se lo spazio si contrae dovremmo osservare variazioni in questo periodo. Questo è uno dei modi possibili, ma il modo che mi è più caro, perché effettivamente è quello che, su cui lavoro, è che la presenza di onde gravitazionali nella radiazione cosmica di fondo lascerebbe, cioè la presenza di onde gravitazionali nel momento in cui questa radiazione viene emessa lascerebbe una firma molto precisa nella polarizzazione di questa mappa, e la polarizzazione non è altro che un modo per descrivere la luce. Se tu immagini la luce come una corda, hai il campo elettromagnetico che oscilla. Dato le mani una corda, io ce l'ho dall'altro lato, lui la fa oscillare a caso. E io qui, chiudendo gli occhi, sento che la mia mano si muove e dico, mi arriva un po' di energia, e chiamo questa energia intensità. Però non c'è solo, c'è più informazione che questo, perché posso anche capire se la mia mano si muove così o se la mia mano si muove così quando l'onda provocata dal movimento di Davide arriva alla mia mano. E sfruttando questa informazione ulteriore si può distinguere un certo tipo di perturbazioni primordiali da altre. In particolare si possono distinguere le, diciamo, compressioni dalle onde gravitazionali. Quindi, anzi, c'è stato un team americano l'anno scorso che, no, 2 anni fa oramai, che sosteneva di averle misurate, e purtroppo si è scoperto che non era vero, cioè non era vero, non erano in grado di dimostrare che effettivamente quel segnale era primordiale, non veniva da contaminazioni galattiche, ma è assolutamente uno dei campi più caldi della cosmologia. Perché hanno ho fatto un esempio che è proprio intuitivo ed è stato più caldo più fredde, e se per esempio questi che sono rossi saranno sicuramente più caldi delle stelle blu, e quindi se queste due zone hanno modo di scambiarsi informazione, per esempio la zona rossa non ha tanti fotoni energetici perché ha tanta energia, la zona blu non ha fotoni meno energetici, quindi i fotoni rossi arrivano, i fotoni energetici arrivano nella zona blu e hanno modo di scaldarla un po', e d'altra parte i fotoni poco energetici della zona che arrivano dalla zona con le stelline blu non hanno modo di scaldare quella rossa, quindi alla lunga le due avranno un'energia più o meno simile. E questo è l'esempio più intuitivo, ma lo si può fare per fare altre proprietà. Quindi se due zone hanno modo di interagire, che siano fotoni o onde gravitazionali per esempio, insomma, se hanno modo di essere in contatto, viene chiamato causale, cioè di potersi parlare, poter essere in comunicazione, allora ti aspetti che le proprietà devono essere sostanzialmente molto diverse. Esatto, con comunicazione intendo potersi scambiare particelle, poter inviare particelle e avere tempo perché queste arrivino dall'altra parte. Grazie. Beh, direi che so che sta facendo tardi, però te mi fai un bello consiglio. Una cosa è, non fatemi problemi a farci domande anche dopo, così per l'aperitivo. E un'altra cosa, vorrei ringraziare ancora Enrico e anche tutti i gestori del centro che ci hanno fatto.